Buonasera a tutti. Per me è un particolare piacere avervi come ospiti. Saluto insieme alla collega Antonella Musso che coordinerà i lavori di questo convegno. I presenti, gli oltre 500 tra colleghe e colleghi romani presenti, nonché gli autorevoli relatori. Oggi il tema del convegno ha riscosso moltissimo successo. Abbiamo oltre 500 colleghe e colleghi collegati, e il titolo è interessante: a 30 anni della legge 5 febbraio 92, numero 104, luci, ombre e prospettive. È un po' il momento forse di fare un check-up della legge sulle evoluzioni ed eventuali correttivi. Per noi è un onore avere tra i presenti, tra i relatori presenti, per un saluto il ministro Erika Stefani, il ministro delle disabilità. L'onorevole Erika Stefani, ma permettetemi, la collega Erika Stefani, già in precedenza la collega, il ministro, ha dato modo di essere molto vicini agli avvocati per le problematiche che nel corso degli anni si sono appalesate. Saranno presenti e sono presenti anche il responsabile del Dipartimento Disabilità del Movimento Forense, Marco Cerminara, il consigliere dell'Ordine degli Avvocati Lucilla Anastasio, il responsabile della Commissione Lavoro, il professor Riccardo Bolognesi, nonché l'avvocato Andrea Lutri, l'avvocato Lorenzo Maria Dentici, collegato da remoto, la dottoressa Luigia Spinelli, il dottor consigliere Fabio Massimo Gallo. E a questo punto passo la parola al padrone di casa, al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti. Sì, allora grazie a Massimiliano Cesali e al Movimento Forense che hanno contribuito ad organizzare questo evento formativo che in qualche modo celebra i 30 anni dalla legge 104 del 1992, una legge che probabilmente è datata ma che ha dato buona prova di sé fino ad oggi, anche grazie alle interpretazioni che ne ha fatte la giurisprudenza. Noi abbiamo tra i relatori, come è stato detto, il dottor Gallo, che è stato presidente qui della sezione lavoro della Corte d'Appello, oltre che facente funzione della Corte d'Appello nel periodo peggiore della pandemia, e quindi lo ricordo con particolare gratitudine per la collaborazione interistituzionale che c'è stata durante quel periodo particolare, davvero particolare, dell'avvocatura e in generale della nostra società. Sicuramente il grado di civiltà di un paese si vede dal grado di tutele che vengono riconosciute ai soggetti fragili, quindi non c'è dubbio che il ministro della disabilità sia un ministero essenziale, proprio perché è un ministero attraverso il quale in qualche modo si misura il tasso di democrazia, il tasso di efficienza dello Stato di diritto nel nostro ordinamento. L'Ordine degli Avvocati di Roma ha fatto tantissime iniziative in questo periodo a favore dei colleghi più fragili. Abbiamo un comitato pari opportunità che è stato istituito a inizio consiliatura, partecipiamo a tutti i tavoli, anche con la magistratura, congiunti per cercare di risolvere in maniera più efficiente possibile, nel minor tempo possibile, tutte le difficoltà, ma sicuramente c'è ancora tanto da fare. Però nel dare la parola al ministro e alla collega, appunto, come ha detto Massimiliano, Erika Stefani, la ringrazio per la partecipazione e anche per, appunto, come è stato già detto, per la disponibilità, perché essendo una collega è sempre stata a disposizione dell'avvocatura nelle varie battaglie che abbiamo fatto sull'equo compenso e tantissime altre battaglie in favore dei diritti e delle libertà. Quindi davvero grazie, la sua partecipazione di oggi ci onora e mi permetterei di chiederle quali sono le prospettive diciamo di future rispetto a questo testo legislativo e qual è l'attività attuale del Ministero che lei sta rappresentando. Grazie. La ringrazio signor Presidente, ringrazio tutti i pregiatissimi colleghi.
per avermi invitata, per avermi dato l'occasione di essere qui e insieme con l'Ordine degli Avvocati di Roma e tutti i colleghi collegati e le rappresentanze anche del Movimento Forense, con il quale tra l'altro, appunto, come ricordava l'Avvocato Cesali, ci siamo anche spesso confrontati anche nella precedente legislatura, quando potevo anche dedicarmi di più alla Commissione Giustizia, nella quale ho cercato, insomma, di infondere il maggior numero di energie possibile, tenendo conto anche dell'importante ruolo che ha l'avvocatura in tutti i processi. E sono particolarmente onorata oggi di essere qui proprio su un tema che è molto complesso, la legge 104 e tutti i riflessi e tutte le conseguenze che ne derivano su un esame della medesima. E preciso soltanto che in particolare tutto ciò che è disciplinato dalla legge 104 praticamente è tutto di competenza del ministro Orlando. E il ministro Orlando si è espresso anche più volte sulla 104, non sono io certamente che insegno al collega certamente quali possono essere gli indirizzi e quali possono essere le prospettive anche di modifica eventuale della 104. Di certo però dobbiamo prendere atto che è una legge che è stata approvata ormai sembra quasi di più che non secolo scorso, perché è cambiato così tanto il mondo dal 90 ad oggi anche per l'avvocatura, direi anche soprattutto anche per l'avvocatura, ma ha resistito veramente al tempo, dimostrando di essere un grande pilastro, un pilastro dei diritti delle persone con disabilità, ma anche di tutto l'impianto. Una modifica di una norma del genere richiede una particolare riflessione, non certo interventi magari che non siano sistematici, o interventi proprio, si può dire, soltanto una mera fase emendativa magari all'interno di qualsiasi altro provvedimento. È una norma che richiede, se si deve fare, un esame totale, e anche perché andando ad incidere su diritti e soprattutto sulle previdenze e le provvidenze, diventa materia particolarmente delicata. Per questo in questo governo ad oggi, e lo dico fin da subito, non vi è una proposta espressa volta a rivedere l'impianto normativo. E vi sono ovviamente delle riflessioni da farsi, per questo per me oggi questo incontro è particolarmente anche importante, per sentire la voce dell'avvocatura e la voce di chi la norma la vive nei suoi processi. E chiedo infatti cortesemente, magari se alla fine di questo convegno posso avere io stessa magari degli appunti, una nota, gli atti stessi unitamente con il ministro Orlando, magari di aprire qualche ragionamento. Se posso dire però in termini generali su quello che può riguardare la 104, la legge delega che è stata approvata alla fine dell'anno scorso e che è stata pubblicata tra l'altro il 30 dicembre, la legge la 227, che prevede anche delle innovazioni in materia di processi che riguardano il mondo delle disabilità, è una legge che cita la 104. E la cita soltanto in un passaggio, ma non è così irrilevante, perché la legge delega, fra i vari criteri, prevede proprio una modifica in senso, voglio dire, magari più, non dico quasi di semplificazione, ma in realtà è un'unificazione di tutte le procedure dei processi valutativi, i cosiddetti processi valutativi di base, e si guarda infatti anche alla legge 104, unitamente a tutte quelle altre leggi, dal riconoscimento della cecità civile, sordità civile o all'individuazione anche degli alunni con disabilità o l'accertamento delle disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa.
ma è uno dei fra i vari insomma, criteri di delega, vi è questo, che imporrà sicuramente un lavoro abbastanza corposo. Per questa ragione ho ritenuto di costituire una commissione dove intervengono e partecipano i protagonisti, diciamo, del mondo delle disabilità, che sono al di là dei ministeri, ovviamente Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, per dirne soltanto alcuni, ma le federazioni, delle associazioni delle persone con disabilità e le loro famiglie, nonché le regioni e anche l'Associazione Nazionale dei Comuni, perché le regioni hanno una fortissima competenza sugli ambiti, nonché di INPS e di INAIL. Fra i vari punti criteri direttivi vi è anche l'affidamento a un unico soggetto pubblico della competenza sulle procedure valutative. Questo sarà un meccanismo, anche questo, finalizzato alla semplificazione delle procedure. Quello che prevede però la legge delega in generale è una distinzione fra quello che è il processo valutativo di base e quello che è un processo valutativo multidimensionale, cioè vengono riconosciuti due ambiti, una cosa è parlare di invalidità, una cosa è parlare di disabilità. La disabilità oggi nel nostro ordinamento non ha una definizione dichiarata, espressa. Ci rifacciamo sempre alla Convenzione ONU, ed è per questa ragione che fra gli altri criteri direttivi della delega ci sarà la previsione proprio della definizione della condizione di disabilità. Però si distinguerà quella che è l'accertamento di un'invalidità che ha tutto il suo sistema e che noi non andiamo a toccare, perché, ripeto, altrimenti si andrebbe a incidere proprio sulla 104, si andrebbe a incidere su quelle che sono le tutele anche conseguenti alla 104, ma introduce un processo valutativo sulla condizione della disabilità. Disabilità da intendersi come il rapporto fra la persona e il contesto. Quindi non è in sé una condizione di invalidità. Può presupporre ovviamente una condizione di disabilità, ma non si esaurisce esclusivamente nella medesima. E poi con questo processo che sarà affidato anche alle regioni per l'individuazione del progetto individuale di vita attraverso questo meccanismo. Però voi sapete leggere meglio di me una norma come quella della legge delega, ma quello che a me premeva sottolineare, soprattutto in un contesto come quello di oggi, in questa sede e in un confronto proprio con voi e con l'avvocatura, per quello che ritengo che sia anche importante per noi, sono sospesa all'albo per ragioni di servizio, però continuo a dire il noi, ma so che non sarebbe proprio così corretto, altrimenti posso veramente essere accusata di lobbismo ministeriale per l'avvocatura, che ci mancherebbe altro. Ma gli avvocati hanno subito negli ultimi decenni una serie di cambiamenti che gli sono passati sopra la testa e che non ha visto protagonisti gli avvocati, e li abbiamo subiti. E molto spesso l'avvocatura ha subito, no, tutti i processi che sono arrivati, di cambiamento della professione stessa. E senza aver potuto, per certi versi, appunto, esserne autori. Io credo che una cosa importante che dobbiamo sempre sapere, che tutti gli avvocati devono sapere, come tutti i liberi professionisti, è di capire dove sta andando il sistema, come si sta trasformando. E io penso che l'importanza e che quello che dobbiamo cogliere, che tutti noi dobbiamo cogliere, è che siamo veramente in una società in fase di trasformazione. Ci sono degli ambiti in fase di trasformazione. Noi l'abbiamo visto nei 2 anni di Covid, e dove molte aziende, abbiamo potuto riscontrare che anche molte aziende, molte imprese, molte realtà, in conseguenza di quello che è accaduto, hanno visto accelerare i processi. Sia nella fase ascendente che in fase discendente, cioè le aziende che non avevano un certo tipo di, diciamo, di concorrenzialità, o che non erano performanti, o che non avevano ancora immaginato quello che poteva essere il loro futuro, l'hanno subito per prima. Probabilmente sarebbero state destinate ad andare in una difficoltà, però magari sarebbe accaduto fra 15 anni, fra 10 anni, e invece all'improvviso se lo sono trovato nello spazio di 6-8 mesi. E la situazione sicuramente di crisi, comunque di difficoltà, è innegabile, ma dobbiamo anche capire che è un mondo in trasformazione.
La stessa Covid, questa emergenza ce l'ha dimostrato, ma il PNRR è uno degli altri elementi che ci sta dicendo di come il mondo sta trasformandosi. E che quello che dobbiamo cogliere noi tutti, a qualsiasi livello, è di riuscire a capire, magari riuscendo a capirlo, dicono sempre che il fiuto dell'imprenditore è quello, e non tutti gli avvocati, anzi, non è... È proprio escluso nella natura dell'avvocato di essere impresa, perché altrimenti cadrebbe anche in illecito. Ma spesso gli imprenditori cosa fiutano? Riescono a individuare il futuro, a capire dove si sta andando. E di certo c'è una trasformazione in tutta la nostra società, bisogna capire soltanto, per chi riesce a capirlo, dove si sta andando, quali saranno i percorsi futuri, quale potrà essere lo scenario futuro. E quello che dico sul mondo della disabilità, e mi permetto di dirlo pur non essendo io quella che riuscirà a governare il futuro fra 10 anni del mondo delle disabilità, ma di certo c'è un cambiamento forte in atto. Per molto tempo, ma veramente per molto tempo, il tema del, diciamo, il mondo delle disabilità, perché cioè non è che si può dire che vi è un solo ramo, non vi è un solo ramo dell'amministrazione che ha competenza esclusiva sul tema della disabilità. Adesso parlavo velocemente anche con la collega. Insegnanti di sostegno sono all'interno del Ministero dell'Istruzione. Il collocamento mirato è seguito dal Ministero del Lavoro. L'abbattimento delle barriere architettoniche è una competenza, virgolette, proprio del Ministero delle Infrastrutture. Quindi la disabilità è veramente trasversale e le competenze regionali sul tema sono costituzionalmente molto forti. Vi sono le competenze comunali. È un mondo che sotto questo profilo è molto articolato, e senza tacere del fatto che, a differenza di moltissimi altri settori del pubblico, ha una componente del terzo settore che non è un mero ente convenzionato. Il terzo settore è un erogatore di servizi privato. A volte diventa proprio un erogatore di servizi privato che può anche non essere accreditato, può anche non essere convenzionato. E vi è tutto il mondo del volontariato, che non è un accessorio, né sostanza. In mancanza di questo terzo settore, tutto il mondo delle disabilità non sta in piedi e ha bisogno di un fortissimo partenariato pubblico-privato. Ma dicevo, quello che però fino a qualche anno fa, che vi è anche ancora, il mondo delle disabilità, il tema delle disabilità, è stato considerato in un ambito puramente assistenzialistico. Puramente assistenzialistico, quasi residuale. Non, se voi lo vedete anche soltanto senza entrare nell'impianto, vuol dire, istituzionale, ma guardate solo nei programmi elettorali, quando si parla di disabilità. Quando in un'agenda di governo c'è il tema delle disabilità. Ed è apparso l'anno scorso con questo incarico che tra l'altro mi è stato affidato, guarda caso proprio nel periodo di Covid, guarda caso nel periodo dove la società ha evidenziato dove c'erano più dei vulnus, dove c'erano più delle crepe. E si è creata un'attenzione, ma quel settore che era puramente dedicato all'attività anche del volontariato, che ben venga, che magari per fortuna c'è sempre stato, è esistito e ancora sempre esisterà. Ma del mondo delle disabilità ci si ricordava a Natale, poco prima, quando qualcuno aveva messo a posto con la coscienza, aveva bisogno di fare una donazione e cercava di vedere dov'era l'associazione a cui fare la donazione. Oggi il mondo delle disabilità è in una trasformazione, perché da un apparato di assistenza sta diventando un sistema per il riconoscimento dei diritti. E in tema di riconoscimento dei diritti ci sono gli avvocati. Perché i diritti l'avvocato li tutela e li fa valere. Per quello sto dicendo che l'avvocatura avrà un importante ruolo nel futuro. Uno, perché si passerà sempre più, perché sarà necessario passare da un ambito molto dedicato, molto appassionato,
a un ambito anche molto professionale e professionalizzato. C'è bisogno di conoscere i sistemi che stanno diventando sempre più difficili. Ed è difficile interpretarli. Se io il ministero, l'ufficio, perché non ha il rango del ministero, cioè sono io che sono ministro, ma non c'è il rango del ministero, è l'ufficio delle disabilità. Se noi abbiamo bisogno, anche adesso nella fase della redazione dei decreti legislativi, non vi è una pletora di professionisti che sanno del mondo delle disabilità, perché le disabilità è un mondo molto settoriale. Sul progetto individuale di vita lo possono sapere alcuni dirigenti regionali, perché lo applicano, che poi è diverso da regione a regione. Se noi parliamo di meccanismi di accertamento, tu trovi magari è più esperto il funzionario dell'INPS che non una figura esterna. E le domande che arrivano, cioè qual è la caratteristica, cos'è, da dove si vede questo sistema? Da quando io ho avuto questo incarico, tutte le mail che sono state trovate dell'ufficio, trovando anche la mia privata, anche quelle dei colleghi avvocati con i quali condividevo lo studio, sono state inondate da una marea di richieste. Ed è importante vedere che tipo di richieste sono, quali sono le domande che rivolge il cittadino. La domanda che rivolge il cittadino è molto varia e dimostra, per quello mi rallaccio a quello che diceva anche la collega, uno parte e da lì dobbiamo prenderne atto, che non c'è informazione, perché i meccanismi sono complessi, non è così semplice, che di sicuro non c'è una figura che sa tutto. Quando i comuni con grande spirito anche di dedizione anche al prossimo, voglio fare gli uffici di informativi per le persone con disabilità all'interno dei comuni, come uno sportello, come un URP, che è un'ottima iniziativa, ma io chiedo sempre, ma su cosa rispondi? Se la domanda inerisce a una competenza regionale, se una domanda mi inerisce a come debba essere la presa in carico di una figura invece che un'altra, su una procedura di accertamento, su un verbale, tu lo sai dalla risposta. Dovresti avere dentro l'INPS, l'INAI, saper tutto di infortuni sul lavoro, sul collocamento mirato, dovresti sapere tutto quello che succede all'interno dei ministeri. Cioè, ed è veramente difficile. In realtà viene sempre più richiesta, anche vedo che la matrice spesso delle domande prendono il via da alcune difficoltà che si sono create magari nel percorrere certe strade. Che io vedo che io dovrei rispondere, ma dovrei rispondere sempre da avvocato. Cioè dovrei rispondere da avvocato, perché allora mi viene da dire... Sì, però c'è anche di dire al cittadino, ti devi rivolgere a un avvocato, perché questa è una materia che solo un avvocato può affrontare. Perché? Perché l'avvocato, a differenza di altri appartenenti alla pubblica amministrazione, è che l'INPS può rispondere tutto per l'INPS, l'INAIL può rispondere tutto per l'INAIL, ma chi è che poi farà il collage fra l'informazione che ti dà l'INPS, l'informazione che tu trai ad esempio da una delibera di giunta regionale o da una normativa che viene portata avanti in Consiglio dei Ministri, è l'avvocato. E ci sono dei percorsi, soprattutto quando c'è una lesione, o nel momento in cui non viene riconosciuto. E per quello ritengo che il mondo del diritto in generale, in particolare il mondo dell'avvocatura, avranno nel futuro avranno anche una grande opportunità di dare un supporto dagli enti del terzo settore ai cittadini, perché ci sono, ripeto, dei sistemi complicati. Faccio un esempio, il dopo di noi. Il dopo di noi è una norma difficile. Non è quando vi sono spesso delle doglianze a dire ma come mai non riusciamo a realizzare, è difficile realizzare il cosiddetto dopo di noi. Cioè magari delle strutture che permettono a una persona che non ha più i familiari di poter avere la propria vita, di poter continuare anche senza avere l'appoggio dei genitori. C'è la legge 112 che magari molti dicono bisogna modificarla, bisogna conoscerla. E per conoscerla occorre avere gli strumenti per conoscerla.
perché anche il sistema del trust non è un sistema così conosciuto. E occorre studiarlo, insomma, bisogna curare una pratica dall'inizio e portarla fino alla fine. Occorrono conoscenze e specialità. Per quello ritengo che il futuro del mondo delle disabilità, perché sta diventando sistema verso il riconoscimento dei diritti, non perché c'è l'Erika Stefani, cioè, è perché dalla legge delega noi partiamo con degli impianti. Si parte anche a individuare i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Già anche il Ministero del Lavoro li ha già introdotti alcuni, tra l'altro già in legge di bilancio. Procedendo così, si riuscirà man mano a fare sì che proprio il sistema delle disabilità diventi proprio un vero sistema. Si individueranno questi livelli essenziali come i LEA, che sotto i quali tu non puoi andare. Quindi la domanda è, se vai sotto il livello essenziale, che cosa accade? Quella diventa una vera lesione del diritto. Per quello ritengo che già da questi passaggi si va verso il futuro. Vedo anche delle università, adesso sto proprio prossimamente, riceverò ancora degli altri rettori di università, che cogliendo la possibilità vogliono confrontarsi con me, e non è che io riesco proprio a dire ma come fare un corso di laurea, però che vorrebbero creare, intanto strutturare dei master sul tema delle disabilità, perché la professionalità nel mondo delle disabilità, come dicevo prima, o è settoriale, ma tu non hai mai un'immagine d'insieme, che è difficile da avere. E invece, quando si faranno i progetti individuali di vita, quando all'interno dei comuni vedo continuamente che vogliono fare i garanti e istituiscono queste figure di garanti, sorte di difensori civici, oppure quando all'interno delle pubbliche amministrazioni si dovrà seguire questo tema raccordando la parte sanitaria con la parte socio-assistenziale, è fondamentale avere delle preparazioni e delle professionalità. Ed è un mondo sul quale si può anche investire. Come dico, ad oggi è lasciato un po' alle persone di buona volontà. Diventerà effettivamente, e così si cambierà. Io non sto a raccontare qui anche, Presidente, di quello che fa il governo sul tema delle disabilità, non è forse nemmeno l'argomento forse sicuramente di questo nostro incontro, però volevo soffermarmi su questo perché sono veramente convinta che ci sia un passaggio per andare verso il futuro. E guardate che ad esempio anche l'inclusione lavorativa è un altro tema molto difficile, il tema del collocamento mirato o il tema comunque del dare la possibilità di lavorare a persone con disabilità, è un tema anche con delle complessità, perché quando vado a vedere, visitare delle realtà, la prima domanda che domando è come sono inquadrati i ragazzi che lavorano, hanno un contratto o non hanno un contratto? Vedo che spesso queste realtà cercano delle soluzioni, no? Per la quota, per rispettare la quota, per avere la cooperativa che fornisce il lavoro, ma c'è il problema sugli infortuni, sulle assicurazioni, e non è, questa gente qua non è che se la deve inventare da sola la soluzione, se la fa quando nel momento si confronta anche con dei professionisti che siano in grado di dare delle risposte. E guardate che le realtà stanno diventando sempre più importanti, perché una recentemente visitata, non è che ci immaginiamo la pizzeria che permette al ragazzo di venire a lavorare e fare cameriere. Questi stanno creando un marchio per fare un franchising. Ecco, cioè, e stiamo parlando di investimenti, e stiamo parlando di gente che comincia a crederci, anche l'impresa che sta cominciando a crederci. E sarà un inizio, io spero che sia un inizio che poi abbia un seguito, nonostante quello che sta succedendo, cioè, penso che sono stati veramente due anni terribili, fra l'emergenza sanitaria, pure adesso un conflitto, saranno fuori gli extraterrestri da qualche parte, e dopodiché le abbiamo provate tutte.
Eppure, guardate, confido veramente che se sappiamo leggere il futuro, lo sappiamo veramente anche noi inventare e soprattutto a cercare di essere noi stessi dei protagonisti. Grazie. Allora, grazie al Ministro, assolutamente condivisibili le sue riflessioni sia sulle varie sfaccettature del mondo della disabilità e sia sulla necessità di avere un approccio professionale, scientifico, direi in qualche modo, che noi avvocati possiamo assicurare proprio nell'ambito del ruolo sociale e direi anche costituzionale che l'ordinamento ci riconosce di tutelare i diritti e le libertà, ovviamente a partire da coloro che sono più fragili, no? E che quindi ne hanno più bisogno. Quindi grazie davvero e adesso ovviamente la liberiamo in modo tale che può raggiungere gli altri impegni istituzionali e proseguiamo il nostro seminario. Do la parola subito a Massimiliano che coordinerà un po' i lavori di questa giornata. Grazie. Ringrazio anch'io il Ministro per in primis per aver declinato le competenze e le funzioni anche, ma soprattutto per i tanti richiami alla funzione sociale dell'avvocatura. Oggi questo convegno è stato organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dal Movimento Forense. E in particolare abbiamo il piacere di ricevere in presenza il direttivo del Movimento Forense con il suo presidente Maria Chiara Ruzza. E questo è un po' un auspicio, in primis per fare nuovi convegni ed altri convegni con il Movimento Forense della sezione di Roma, ma soprattutto affinché questi convegni siano in presenza. Insomma, abbiamo passato veramente, come ricordava il Ministro, 2 anni terribili e i convegni in presenza danno sicuramente un'altra prospettiva e un altro confronto. A tal proposito saluto, non l'avevo visto prima, il Presidente Nazionale del Movimento Forense Antonino La Lumia, a cui do la parola per un saluto. Grazie Massimiliano Cesali. Io ringrazio innanzitutto tutte le colleghe e i colleghi che sono lì a Roma e che sono con noi in aula virtuale. Ovviamente un saluto particolare sia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al Presidente Galletti e anche al Ministro Erika Stefani, con la quale ci eravamo già visti a Vicenza in altra occasione di un convegno sul diritto del lavoro del Movimento Forense, quindi è un piacere ritrovarla qui anche oggi. Consentitemi di dire inizialmente che questo è un convegno che è stato fortemente voluto come forma veramente di sinergia, che è quella che predichiamo noi ogni giorno fra le associazioni e le istituzioni. E quindi questo è l'esempio che quando associazioni e istituzioni lavorano insieme i risultati sono sempre di grandissimo pregio. E oggi con una punta d'orgoglio dico che il Dipartimento per le Disabilità del Movimento Forense si è messo veramente in moto. Di questo devo ringraziare non soltanto tutta la nostra associazione, ma devo ringraziare in particolare il coordinatore del Dipartimento, il collega Marco Cerminara, che con una dedizione veramente fuori dal comune è riuscito a creare, a consolidare e a fare emergere questo dipartimento che credo sia un unicum in tutto l'associazionismo forense a livello italiano, così come la collega Antonella Musso, che è un'altra colonna del dipartimento che si sta spendendo sin dall'inizio. Questo veramente è un'occasione che per noi rappresenta veramente un fiore all'occhiello. Grazie alla nostra sezione di Roma per le attività formative, per le iniziative di solidarietà, per il grande lavoro che fa sinergia fianco a fianco con l'Ordine di Roma, con il quale c'è una grandissima sintonia, anche grazie al lavoro egregio e quotidiano che fa il nostro rappresentante, il consigliere Massimiliano Cesali, che si spende ogni giorno a favore dei colleghi dentro l'istituzione e dentro l'associazione. Dico proprio due parole sul tema perché ritengo che sia essenziale.
Ho ascoltato con grande attenzione sia l'intervento di Antonino Galletti sia quello del ministro Stefani. Sono andate a toccare un po' i punti nevralgici di una normativa, ma direi più di un settore che di estrema delicatezza e di estrema importanza. Ecco, quello che mi porto da questi due primi interventi è quello relativo ad un cambio di passo anche culturale. Questo traspariva molto dalle parole del ministro, credo che sia fondamentale in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove le associazioni diventano veramente la cinghia di trasmissione fra le istituzioni e il cittadino, e sono proprio i corpi intermedi che devono rappresentare un po' la linfa vitale, soprattutto per situazioni particolari di estrema attenzione come quelle della fragilità, che come diceva Antonino Galletti rappresentano un po' il senso della democrazia all'interno di un ordinamento. E vorrei sottolineare anche, perché è un concetto che portiamo avanti da sempre, quello della importanza del ruolo e della funzione sociale dell'avvocatura all'interno del nostro sistema. Non è un caso, d'altronde, che quando vengono meno i parametri della democrazia, i primi ad essere attaccati sono proprio gli avvocati, perché come difensori dei diritti rappresentano veramente la tutela, il baluardo ultimo della democrazia. Quando viene meno la difesa dei diritti, viene meno il senso stesso di un ordinamento e di una comunità civile. E quindi, ecco, con questo auspicio, in un periodo triste che stiamo vivendo ormai purtroppo da un paio di settimane, in cui sono saltati i parametri e i criteri della ordinaria convivenza anche all'interno dell'Europa, con questa insensata guerra che è stata scatenata veramente alle porte del nostro paese, che speriamo tutti possa terminare. Ecco, con questo auspicio io vi faccio i migliori auguri di buon lavoro per il pomeriggio di oggi. Ringrazio ovviamente a nome dell'intero Movimento Forense anche i relatori che seguiranno, e vi ascolto con attenzione. Prego, la parola al Ministro. No, vi ringrazio, no, perché mi volevo allontanare, vi volevo ancora ringraziare per questo incontro. Ringrazio anche il Presidente che mi ha appena fatto dono, oltre che qua un bel riconoscimento, ma anche di questo libro, Tributo di Toga, Le vittime nell'avvocatura, no, molto interessante, sì. Non pensavo ci si potesse, che abbiamo avuto dal 48, quindi stiamo pensando... Esatto, noi in quest'aula abbiamo una lapide che ricorda le vittime della magistratura, però anche l'avvocatura ha dato il suo tributo di sangue per i diritti e le libertà, la democrazia nel nostro paese, e quindi l'Ordine ha ritenuto opportuno promuovere questo libro che raccoglie i casi significativi di colleghi che si sono impegnati per la giustizia, quindi grazie. Veramente, grazie ancora, perdonatemi se mi allontano, ma devo andare avanti i miei vari incombenze. Grazie. Allora, nel ringraziare il Presidente La Lumia, ora passo la parola a chi ha fortemente voluto questo convegno, che è il dottor Marco Cerminara, che è il nostro responsabile del Dipartimento Disabilità del Movimento Forense. Il Movimento Forense è tra le poche assicurazioni che ha dedicato alla disabilità un dipartimento, e sono anni che lavora in tal senso. Marco ha materialmente redatto tutte le proposte che sono state portate agli ultimi due congressi nazionali forensi. Lo ringrazio in particolar modo per la dedizione quotidiana che ha per questo dipartimento, e do la parola a lui per un indirizzo di saluto. Un saluto a tutti, innanzitutto ringrazio tutti i convenuti a questo convegno, e a un mio sogno è stato questo convegno, e grazie alla collaborazione di tutti i membri del Dipartimento, che mi onoro di rappresentare
a partire dalla collega avvocato Antonella Musso, che è qui con noi, e ringrazio anche sia l'avvocato Cesari, io dico past present di MF, e nonché l'attuale presidente avvocato Nino Lumia, che è in collegamento con noi. Mi auguro che questo convegno escano fuori dalle relazioni che si andranno da qui a breve a svolgere degli spunti affinché a 30 anni proprio della sua avvenuta approvazione la legge 104 venga rivista anche alla luce degli sviluppi sia tecnologici, mi riferisco all'informatizzazione e alla digitalizzazione, e sia agli evoluzioni sociali che la nostra società ha avuto e sta avendo, e aggiungo in particolar modo con un'accelerazione particolare, purtroppo in coincidenza della ormai arginota pandemia. In ultimo, voglio dedicare questo convegno all'avvocato Lino Di Masi, che è stato un autorevole confrontatore di MF, che avrei voluto che fosse qui, ma purtroppo è novembre. Ho avuto, forse, dico io, qualcos'altro da fare, purtroppo, perché come l'avvocato Cesari ha avuto di modo di conoscerlo, e ascolto tutti i vostri interventi con la massima attenzione. Buon lavoro a tutti e grazie di nuovo a tutti. Ringrazio Marco anche per il ricordo. Il collega Di Masi nell'ultimo periodo della sua vita ha avuto a che fare con la disabilità e quindi è stato testimone vivente delle problematiche della disabilità e della legge 104. Ora passiamo alla parte tecnico-scientifica, che verrà moderata e coordinata dalla collega Antonella Musso, che è la referente del Dipartimento Disabilità di Termini Imerese, che è venuta a Roma proprio per questo, e la ringrazio in tal senso. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio intanto tutti i relatori, tutti gli organizzatori dell'evento, il COA di Roma per averci permesso di usufruire di questi spazi, per trattare un tema così importante, e soprattutto anche tutti i colleghi partecipanti per aver mostrato interesse verso un argomento così significativo. Un grazie va anche al Ministro, che ci ha di sicuro inorgoglito con la sua presenza qui in Aula.
Oggi rifletteremo tutti insieme sui principi introdotti dalla legge 104 e sulla tutela che la legge quadro ha inteso offrire alle persone handicappate e alle loro famiglie. Ci chiederemo, valutati i risvolti applicativi della legge a distanza di 30 anni dalla sua applicazione, se è stato davvero conseguito l'obiettivo di fornire assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti dei disabili, individuando quello che noi abbiamo definito le ombre e le prospettive della legge 104. I nostri relatori parleranno della tutela del lavoro, affronteranno l'ambito della tutela penale e la tutela del disabile anche in ambito familiare, proponendoci un'interessante casistica giurisprudenziale. Siamo consapevoli di non poter esaurire la trattazione di un argomento così vasto con la nostra scaletta di interventi, però quantomeno stiamo cercando di provare a riflettere insieme e di ampliare la conoscenza verso un tema sociale che ci consentirà di ricercare e di proporre soluzioni e prospettive verso un ambito che, come è stato definito anche dal Ministro, è un ambito multidisciplinare che ha bisogno del nostro suggerimento, della scesa in campo dell'avvocatura. Partiremo quindi con l'introduzione sulla legge 104 dell'avvocato Andrea Lutri, avvocato giuslavoratista e componente della Commissione Diritto del Lavoro, il quale concluderà il suo intervento parlandoci degli abusi della legge 104. Senza null'altro aggiungere, adesso passo la parola al collega Lutri. Buon pomeriggio e bentrovati. Innanzitutto consentitemi di ringraziare l'Ordine degli Avvocati di Roma e Movimento Forense per avermi invitato a partecipare a questo evento formativo dedicato all'approfondimento che, come hanno giustamente messo in rilievo il Ministro prima e la collega Musso poco fa, rappresenta un po' il baluardo dei diritti delle persone diversamente abili e il veicolo della loro concreta attuazione nell'ambiente familiare e nell'ambiente del lavoro. Rammento a me stesso, non certo ai presenti, come la legge 104 del 92 abbia tra le sue precipue finalità quella di garantire, fra l'altro, la piena integrazione delle persone con disabilità nel contesto della famiglia, della scuola, del lavoro e della società. Si tratta quindi di ambienti nei quali si esplica appieno la personalità degli individui e dove si manifesta in concreto e nel massimo grado quell'esigenza di tutela di diritti personalissimi dell'individuo, quali quelli che appunto trovano nella legge 104 il loro presidio. Tuttavia, il mondo del lavoro, come sappiamo, in questi due anni si è trovato costretto a avviare un processo di trasformazione in cui ha giocato un ruolo determinante l'esigenza di limitare le prestazioni lavorative, gli spostamenti e la condivisione degli spazi e degli ambienti. E in questo scenario quindi anche l'applicazione delle tutele previste dalla legge 104 del 92 ha subito degli adattamenti imposti da queste modalità di prestare l'attività lavorativa che sicuramente hanno avuto un impulso decisivo dalle emergenze epidemiologiche. Ecco allora che il seminario di oggi rappresenta sicuramente un'occasione preziosa per fare il punto della situazione sullo stato dell'arte di questa legge e sulla sua concreta attuazione, anche in considerazione dei vari interventi normativi che si sono succeduti in questo trentennio, ma anche in considerazione delle pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito che hanno riguardato l'applicazione in concreto dei diritti che trovano cittadinanza nella legge 104 del 92. Correttamente, giustamente, il seminario di oggi richiama le luci, ombre e prospettive di questa legge. Partiamo dalle prospettive. Sul tema delle tutele dei dipendenti diversamente abili nell'ambito del lavoro, del diritto del lavoro, personalmente credo che un significativo passo avanti sia stato fatto con la valorizzazione dei cosiddetti ragionevoli accomodamenti, che impongono al datore di lavoro
sia nel pubblico impiego che nell'ambito del rapporto di lavoro privato, di verificare possibilità di impiego o comunque di rendere la prestazione lavorativa che siano compatibili con la condizione fisica del dipendente, e in questo senso io credo che si possa far molto con un'applicazione, con l'applicazione dello smart working e con calata nell'ambito del, disciplinata nell'ambito del, nel contesto degli accordi individuali che dal 1 aprile in poi dovranno riguardare anche la disciplina dello smart working. Non mi trattengo oltre su ragionevoli accomodamenti perché formerà oggetto della, della relazione del professor Dentici, e non nego che l'ascolterò con molto interesse perché sicuramente le aziende d'ora innanzi dovranno confrontarsi con questa realtà. Desidero invece soffermarmi, come richiamava giustamente la collega Musso precedentemente, desidero spendere qualche parola in più invece sul, sulle cosiddette ombre della legge 104 del 92, ossia gli aspetti purtroppo patologici che riguardano naturalmente non la legge in sé, non l'impianto normativo, quanto piuttosto l'applicazione che l'uso distorto che nella maggior parte dei casi viene realizzato da coloro che prestano o dovrebbero prestare assistenza a persone con disabilità. Come sapete purtroppo la casistica giurisprudenziale su questo aspetto si arricchisce di giorno in giorno di nuovi casi nei quali vengono in rilievo condotte abusive che, se dobbiamo andare a individuare una matrice comune, è rappresentata appunto dall'utilizzazione distorta dei permessi per finalità che esulano da quella garantita dalla legge, che ricordiamo è sempre quella di consentire al dipendente la necessaria assistenza ai familiari che versano nella condizione di dover essere assistiti nei loro bisogni primari. Come è noto, l'uso distorto dei permessi previsti dalla legge 104 del 92, una volta che venga accertata e quindi quando venga accertato una fattispecie abusiva dei permessi previsti dalla legge 104 del 92, questa condotta nella normalità dei casi viene sanzionata dal datore di lavoro, sia pubblico che privato, con il recesso, con il licenziamento per giusta causa. E la giurisprudenza in questi anni, pur essendo giunta ad approdi anche diversi, con riguardo alle casistiche che integrano o meno condotte abusive o elusive dei benefici previsti dalla legge 104-92, invece ha diciamo ormai un orientamento pressoché costante nel ritenere legittimo il licenziamento intimato per giusta causa, quindi la presenza di una giusta causa di licenziamento laddove ravvisi una condotta abusiva dei diritti previsti dalla legge 104 del 92. Quindi nessun dubbio sulla idoneità degli abusi dei diritti e dei permessi previsti dalla legge 104 del 92 o comunque sull'utilizzazione distorta di tali permessi a determinare il venir meno del vincolo fiduciario che deve informare il rapporto di lavoro. Quello che risulta invece più difficile e che merita di essere approfondito in questa sede è piuttosto la delimitazione delle condotte considerate lecite da quelle illecite, ossia quando in concreto può ritenersi che la condotta del dipendente integri un abuso dei permessi previsti dalla legge 104, sanzionabile, come visto, con il licenziamento per giusta causa. A questo proposito io ritengo interessante una recente pronuncia della Suprema Corte, l'ordinanza numero 28606 del 18 ottobre del 2021, che definisce quello che sono i requisiti necessari per l'uso legittimo dei permessi previsti dalla legge 104 del 92, precisando che il lavoratore che chiede il permesso deve garantire al familiare disabile un intervento assistenziale continuativo e globale, pur potendo nell'arco temporale coinvolto dedicare intervalli di tempo alle esigenze personali di vita.
Questo che cosa significa? Significa che l'utilizzazione del permesso deve avere sempre un nesso di strumentalità necessaria con l'assistenza al disabile. Quindi al lavoratore dipendente che chieda di poter fruire e che fruisca in concreto dei permessi previsti dalla legge 104 del 92 non è di massima prevista, esclusa la possibilità di attendere anche a proprie esigenze personali, ma la finalità deve essere sempre quella e principale di prestare assistenza al familiare con disabilità. Ove venga a mancare il nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile, si è in presenza di un'utilizzazione impropria del permesso e di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede che genera, come abbiamo visto, la responsabilità del dipendente. Ora, nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza che ho menzionato, il lavoratore era stato trovato a lavorare nel negozio della moglie. Per dimostrare di aver comunque adempiuto, a suo dire, all'obbligo di assistenza nei confronti del familiare, si era giustificato affermando che comunque prima di andare a lavorare dalla moglie si era trattenuto presso l'abitazione della madre, il familiare che assisteva, per preparare il pranzo, ma questo il tutto per 50 minuti. La Corte di Cassazione ha ritenuto che questa modesta attività assistenziale non era sufficiente a escludere il disvalore della condotta, quindi ha ritenuto in concreto sussistente la giusta causa di recesso. Ora, a questo proposito, come sapete, fino al 2000, per ottenere i permessi per assistere un familiare disabile era necessario il requisito della convivenza. Come dicevo in precedenza, all'inizio della mia introduzione, nel corso degli anni, in questo trentennio, abbiamo assistito a una serie di interventi normativi che hanno un po' disciplinato nuovamente la sussistenza dei requisiti previsti per ottenere i benefici previsti dalla legge 104. Nella formulazione successiva dell'articolo 33 della legge 104 del 92 erano stati inseriti originariamente i diversi requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza per la fruizione di tali permessi. Il collegato lavoro poi è intervenuto nuovamente prevedendo più che il lavoratore debba assistere il disabile con continuità e in via esclusiva per usufruire dei permessi 104. Quindi capite bene che nell'attuale formulazione della normativa non è agevole individuare l'esatto confine tra fattispecie lecite e fattispecie illecite. Si assiste spesso all'abuso, quindi, dei diritti riconosciuti dalla legge 104 del 92, l'individuazione delle fattispecie lecite passa attraverso un'indagine di tipo fattuale sul nesso causale diretto fra la fruizione del permesso e lo svolgimento di attività a carattere assistenziale in favore del familiare disabile. Anche di recente la Cassazione ha ribadito la centralità del nesso causale diretto con lo scopo assistenziale, con la conseguenza che l'uso delle ore di permesso per attendere esigenze diverse integra un abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro, ma anche dell'ente assicurativo, naturalmente. Ora, abbiamo visto come la Corte di Cassazione, anche nell'ordinanza che ho citato poc'anzi, ha ritenuto come una modesta attività assistenziale non giustifichi in alcun modo la sussistenza in concreto di una condotta lecita, quindi di una condotta aderente ai doveri di correttezza e buona fede che devono informare il rapporto di lavoro. A questo punto io mi sono, proprio per la difficoltà e l'incertezza di individuare questo discrimen tra condotte lecite e condotte illecite nella fruizione dei permessi previsti dalla legge 104 del 92, mi sono permesso soltanto di fare qualche richiamo, qualche considerazione che emerge da qualche pronuncia della Corte di Cassazione. In particolare la Corte di Cassazione, con delle pronunce che si sono alternate dal 2018 al 2020,
in particolare con sentenza 23.891 del 2 ottobre 2018, principio ribadito anche dalla sentenza 20.243 del 2020 e da ultimo dalla sentenza numero 234.34 del 2020, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che durante la fruizione dei permessi previsti dalla legge 104 del 92 sbrigava commissioni come fare la spesa o usare il bancomat legate comunque a uno specifico interesse del soggetto disabile assistito. Infatti la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che nell'assistenza prestata sono da includersi anche le attività che la persona disabile non sia in grado di compiere autonomamente. Quindi ecco che anche l'utilizzazione del permesso per fare la spesa alla persona disabile è ritenuta lecita appunto purché vi sia un nesso causale con quella che è la finalità prevista dalla normativa. E appunto la sentenza che ho da ultimo citato, ossia la 23.434 del 2020, ha messo in evidenza come l'assistenza al disabile può essere prestata anche con lo svolgimento di incombenze amministrative, purché nell'interesse del familiare assistito. Viceversa, sono state ritenute illegittime e quindi è stato ritenuto in questi casi la sussistenza della giusta causa del licenziamento, l'uso di permessi previsti dalla legge 104 del 92 allorché sia stato utilizzato in funzione compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente nell'attività di assistenza. Qui, anche qui ovviamente la motivazione è la mancanza del nesso causale con la finalità assistenziale tutelata e prevista dalla norma, così come è stato ritenuto senz'altro illegittimo il licenziamento del dipendente che usi i permessi previsti dall'articolo 33,3 della legge 104 del 92 per svolgere una doppia attività lavorativa. Qui infatti la condotta è idonea a ledere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore in quanto non solo viola i principi di correttezza e buona fede, ma configura anche un grave disvalore morale e sociale. Come dicevo, la Corte di Cassazione in diverse pronunce ha ritenuto che sia possibile quindi che il dipendente usufruisca dei permessi in via del tutto marginale anche per svolgere attività in proprio. Mi spiego, se il dipendente va a fare la spesa per il familiare disabile e in quel contesto acquista qualche prodotto anche per sé, questo certamente non configura un'ipotesi di deviazione da quelli che sono le finalità previste dalla norma e quindi in questo caso la condotta è da ritenersi lecita. Viceversa non lo è nel caso in cui, come nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza dell'ottobre dello scorso anno, l'attività assistenziale è del tutto marginale, circoscritta quindi a un livello temporale del tutto marginale rispetto a quella a cui il dipendente sarebbe tenuto in forza delle previsioni normative. Ovviamente, chiaramente è stato ritenuto illegittimo la condotta del dipendente che utilizzi i permessi previsti dalla legge 104 del 92 per interessi del tutto personali, quali quello per esempio di andare a ballare per soddisfare esigenze personali del dipendente. Quindi in questo caso vi è un evidente abuso dei permessi previsti dalla legge 104 del 92 che sicuramente viene sanzionato con il licenziamento per giusta causa. Io mi fermerei qua e lascio la parola agli altri relatori. Grazie. Ringraziamo l'Avvocato Lutri per il suo efficace e preciso intervento e adesso passiamo la parola al Professor Dentici. Il Professor Dentici è collegato da Palermo, ricordiamo che è un avvocato giuslavorista, professore aggregato all'Università di Palermo e oggi ci parlerà del suo ultimo lavoro saggio scientifico che tratta appunto il tema degli accomodamenti irragionevoli. Professor Dentici, a lei la parola. Grazie. Buongiorno, diciamo. Non è ancora un lavoro che ha visto la luce,
stiamo lavorando con la rivista di cui faccio parte, Variazioni di diritto del lavoro, a un volume monografico che avrà una parte proprio dedicata agli accomodamenti ragionevoli tra lavoro pubblico e lavoro privato. Quindi l'opera dovrebbe essere completata entro il mese di aprile-maggio e quindi entro pochi mesi dovrebbe vedere la luce. Oggi innanzitutto devo ringraziare gli amici del Movimento Forense che mi hanno voluto tra i relatori di questo importante incontro scientifico e di riflessione anche più ampia, considerata anche la partecipazione della magistratura e della politica nella persona del ministro Erika Stefani. Io, come avevo anticipato anche agli organizzatori del convegno, mi occuperò più del tema delle prospettive della legge 104, cioè toccando un tema che è appunto quello degli accomodamenti ragionevoli, non disciplinato dalla legge 104, ma che è intrecciato a filo doppio col tema della disabilità, che è il perno fondamentale della legge 104 del 92. Infatti, mi pare che sia emerso anche dalle parole del ministro Stefani, l'inclusione occupazionale delle persone con disabilità è certamente una sfida costante, sia nella fase dell'accesso al lavoro, sia nel corso del rapporto di lavoro. E nel nostro ordinamento è prevalso un modello di disabilità basato su una nozione medica che l'ha interpretata prevalentemente come menomazione. Per lungo tempo le definizioni accolte dalla disciplina legale hanno posto l'accento su che cosa? Sugli elementi che condizionano in negativo la vita della persona, senza prendere in considerazione il contesto, cioè l'ambiente nel quale la persona è inserita. A questo va aggiunto che né la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea né la direttiva 78 del 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro hanno delimitato in modo esplicito quale sia il perimetro della disabilità, demandando agli Stati membri il compito di tratteggiare cosa debba intendersi per persona disabile. Era stata correttamente richiamata dal ministro Stefani la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge numero 18 del 1992, scusate, del 2009. Perché è importante questa convenzione? Perché ha determinato un radicale mutamento del paradigma della disabilità, con una valorizzazione, se vogliamo utilizzare come chiave prismatica l'articolo 3 della Costituzione, dal piano della eguaglianza formale a quello dell'eguaglianza sostanziale. Infatti, andando oltre lo stato di salute della persona, l'ONU ha prodotto una definizione di disabilità in termini relativi, ossia rispetto all'interazione negativa tra le condizioni soggettive di un individuo e le barriere di diversa natura che ne ostacolano la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di eguaglianza con gli altri. Quindi la disabilità non in una prospettiva meramente individuale, ma in una prospettiva, relazionale, tant'è che si dice che le Nazioni Unite abbracciano un dogma cosiddetto biopsicosociale della disabilità, proprio abbandonando la prospettiva individuale. Questo passaggio evidenzia l'elemento fondante della disabilità, legato proprio alla incapacità delle strutture, degli ambienti ove è collegata la persona disabile, di adeguarsi alle esigenze di vita della persona svantaggiata, e richiama anche la necessità di pianificare e realizzare beni e più generali servizi, spazi, in un'ottica sempre più inclusiva. Dal 2006 l'ONU quindi ha individuato nell'accessibilità uno dei
principi generali su cui fondare la realizzazione del principio di pari opportunità al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti di vita. Qualora l'accessibilità di un luogo sia impedita o limitata al disabile, a prescindere dalla intenzione di svantaggiare il soggetto disabile, quindi a prescindere da una valutazione dell'elemento soggettivo, si prefigura una condotta discriminatoria che legittima la vittima alla tutela giudiziaria. Pertanto c'è un onere di tutti i prestatori di assicurare luoghi di lavoro accessibili e questo risponde al dovere collettivo di rimuovere gli ostacoli all'esplicazione piena dei diritti delle persone affette da disabilità. L'unica cosa che mi spiace osservare è però come i piani di azione e promozione dei diritti delle persone con disabilità successivi all'entrata in vigore della legge 18 del 2009 non abbiano tenuto conto dei cambiamenti culturali che si erano prodotti nel modo di concepire la vivibilità degli ambienti di lavoro. E probabilmente una delle grandi nuove sfide sarà anche collegata alla possibilità di ricorrere a quel tema dello smart working che è già stato evocato da chi mi ha preceduto, quale pieno strumento per l'integrazione della persona con disabilità e il contesto lavorativo. Il momento in cui potremmo dire pongono in chiave più problematica le questioni legate al rapporto tra ambiente di lavoro e persona, è certamente quello della verifica della sopravvenuta invalidità permanente del lavoratore da vagliare in rapporto alla nozione di disabilità, tema che si intreccia anche con l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali ex articolo 30 del collegato lavoro, legge 183 del 2010. Diciamo che l'intervento del legislatore comunitario con la direttiva 2000 numero 78 mira a colpire le discriminazioni dirette o indirette che abbiano anche ad oggetto persone portatrici di handicap. L'articolo 5 della direttiva individua le cosiddette soluzioni ragionevoli che impongono al datore di lavoro l'adozione di una serie di comportamenti non solo passivi ma anche attivi, quali misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, al fine di modificare lo status quo in relazione alle situazioni concrete che caratterizzano la persona con disabilità. E quindi in linea con la sensibilità delineata a livello europeo, la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 ha esteso la portata di questo articolo 5 della direttiva 78/2000, statuendo quella che è la nozione chiave che veniva appunto accennata, quella di accomodamenti irragionevoli. Cioè l'ONU ha espressamente ricompreso nella nozione di discriminazione fondata sulla disabilità il rifiuto di accomodamenti irragionevoli da parte del lavoro, integrando così una prassi inclusiva a tutela di una categoria vulnerabile di prestatori di lavoro che versano in una condizione di oggettiva e incolpevole difficoltà. Nonostante i primi impulsi di matrice sovranazionale, a seguito di una condanna ricevuta dall'Italia dalla Corte di Giustizia nel 2013 per insufficiente trasposizione dell'articolo 5 della direttiva 78/2000, all'articolo 3 del decreto legislativo 216 del 2013 che recepisce questa direttiva è stato aggiunto il comma 3 bis che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, e questa previsione si colloca
nell'alveo del più generale dovere di sicurezza ex articolo 2087 e amplia il novero delle misure preventive e rimediali che servono a tutelare l'integrità fisica, la personalità morale dei prestatori di lavoro, inclusi i prestatori di lavoro disabili, per garantire un ambiente di lavoro che sia confacente anche alle loro esigenze di vita e alla loro piena integrazione, quale strumento per il raggiungimento di quell'eguaglianza sostanziale che è il faro cui il legislatore costituzionale, diciamo, dovrebbe in qualche modo ispirare tutte le politiche pubbliche nel prisma appunto dell'articolo 3,2 della Costituzione. Si può, diciamo, quindi constatare come complessivamente il sistema di integrazione lavorativa dei disabili, che inizialmente era fondato su mere agevolazioni o incentivi privati, si sia, diciamo, spostato anche sul piano dell'esercizio dei poteri datoriali, cioè i poteri datoriali, il potere direttivo in particolare del datore di lavoro va riletto anche alla luce di questa nuova nozione di accomodamenti ragionevoli che è stata inserita nell'articolo 3 del decreto legislativo 216 del 2003. Ricordiamoci un importante punto di partenza. La sentenza delle sezioni unite della Cassazione numero 7755 del 1998, che aveva posto in capo al datore di lavoro l'onere di preventiva verifica della possibilità di reimpiego del dipendente tramite l'adibizione a mansioni equivalenti o, se del caso, qualora ciò fosse impossibile, a mansioni inferiori, fermo tuttavia l'assetto insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. Quindi, prima di licenziare, secondo la tradizionale impostazione della Corte di Cassazione, il datore di lavoro doveva valutare tutte le opzioni percorribili per ricollocare il dipendente in idoneo, ma non si poteva pretendere al datore di lavoro di operare delle modifiche organizzative che rimanevano nella sua sfera di insindacabilità protette dall'ombrello dell'articolo 41 della Costituzione. Nel momento in cui però la disabilità viene annoverata tra le caratteristiche personali previste dal decreto legislativo 216 del 2003, bisogna riflettere su come il potere datoriale subisca, diciamo, una ibridazione, una modifica alla luce della nuova nozione di accomodamenti ragionevoli. Perché? Perché a questo punto bisogna, diciamo, operare una nuova lettura delle regole che presiedono l'esercizio del potere datoriale e in particolare del potere di licenziare, diciamo, che tenga conto di questa innovazione importantissima dell'ordinamento. Infatti potremmo dire che alla luce dell'articolo 3,3 bis del decreto legislativo 216 del 2003 andrà ridimensionata la portata della giurisprudenza in tema di insindacabilità delle scelte imprenditoriali, che è sintetizzata dall'orientamento della Cassazione che ho appena richiamato. Cioè l'imposizione di variazioni dell'assetto organizzativo unilateralmente stabilito all'imprenditore determina una sorta di moltiplicazione dei comportamenti esigibili dal datore di lavoro nell'ottica della parità di trattamento e della tutela del lavoratore disabile. Quindi, per esempio, delinea un obbligo di repêchage qualificato e rafforzato che si affianca all'onere di ricollocazione del prestatore in esubero e che è idoneo a incidere sul potere datoriale di recedere dal contratto in ragione del divieto di discriminazioni per handicap. Pertanto, per esempio, se leggiamo il potere datoriale in questa
chiave rinnovata al fine di scongiurare l'estrema ratio e il licenziamento, il datore di lavoro non dovrà solo vagliare la disponibilità di mansioni equivalenti o inferiori rispetto a quelle attribuite al lavoratore, ma dovrà anche apportare una revisione degli assetti organizzativi dell'impresa, di modo che l'ambiente di lavoro possa essere reso accessibile dalla persona con disabilità, colmando il divario di tutela che consegue alla situazione di svantaggio in cui la persona disabile si trova. Però a questo punto si pone una questione cruciale: fino a che punto si può, diciamo, stressare questa nozione di accomodamento ragionevole, cioè fino a che punto il datore di lavoro può essere costretto a modificare l'organizzazione pur di salvare l'occupazione della persona disabile. Questo è, diciamo, un tema a mio avviso centrale, che ancora è tutto da declinare, come mostrerò anche alla luce di alcune sentenze non proprio sintoniche della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Si ritiene che il sacrificio per il datore di lavoro deve essere non sproporzionato e deve essere ragionevole. Innanzitutto deve trattarsi di un costo sostenibile per l'impresa. Però anche quando il costo è economicamente sostenibile, non può escludersi che la soluzione in concreto adottabile sia priva di equilibrio. Questo secondo parametro, cui è vincolato appunto l'agire datoriale, si traduce nell'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede che presidiano ogni rapporto sinallagmatico, secondo cui appunto ciascuno dei contraenti, quello di lavoro è un contratto al pari degli altri contratti, deve cooperare alla realizzazione dell'altrui interesse in una prospettiva orientata al dovere di solidarietà. Quindi la ragionevolezza, in questa ampia accezione, pone al centro la valutazione in concreto delle esigenze delle parti coinvolte nell'ottica di un bilanciamento equilibrato. Il giudizio sull'esistenza, quindi, del motivo oggettivo di licenziamento dovrà essere formulato soppesando da un lato l'interesse del prestatore di lavoro divenuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni contrattuali, al mantenimento di un lavoro confacente al suo stato di salute in concreto, dall'altro l'interesse apprezzabile del datore di lavoro di garantirsi una prestazione anche parziale che sia utile all'economicità dell'impresa. Si tratta ovviamente di posizioni soggettive difficilmente conciliabili, specie se la disabilità è tale da impedire il reinserimento dell'organizzazione, tenuto conto che ogni modifica dell'organizzazione coinvolgerebbe anche altri lavoratori e che pertanto anche l'immutabilità in peius delle mansioni consentita l'articolo 2103 dovrà essere ponderata all'interno dell'organizzazione complessiva. Il che cosa ci fa dire in ultima analisi? Ci fa dire che sostanzialmente, diciamo, non è applicabile un criterio unitario tu cur a tutti i casi di obbligo di repescaggio rafforzato, ma il giudice, applicando le categorie generali, dovrà vagliare le situazioni caso per caso. E le corti appunto si misurano da tempo con questo obbligo proporzionato e ragionevole dell'accomodamento, e si sono manifestati, come accennavo, due orientamenti oggetto di due diverse pronunce della Corte di Cassazione. In una prima vicenda, Cassazione 4896 del 2021, una lavoratrice, per esempio, impugnava il recesso per sopravvenuta infermità permanente e per conseguente incompatibilità con lo svolgimento delle mansioni. Vinceva in primo grado, soccombeva in grado d'appello perché il giudice d'appello riteneva che nell'organizzazione non residuassero ulteriori posizioni conciliabili con la sua ridotta capacità lavorativa e che non vi fossero provvedimenti praticabili a prescindere dall'eventuale onere finanziario, tali da consentire il suo reinserimento.
contro questa decisione adiva la Cassazione, invocando l'obbligo per il datore di lavoro di adattare l'ambiente di lavoro alle esigenze della lavoratrice con disabilità. Ma la Corte di Cassazione, diciamo, ancorata ad una posizione ancora tradizionale, rigettava il ricorso confermando il licenziamento una volta verificato che la società aveva soddisfatto l'onere imposto dall'articolo 5 della legge 604 del 66 e aveva dimostrato l'inesistenza di accorgimenti inidonei a rendere dimostrabile la proficua futura utilizzabilità del lavoratore inabile e quindi, diciamo, l'assoluta impossibilità di affidargli mansioni equivalenti o inferiori. Al contrario, si conclude con l'accoglimento delle ragioni del lavoratore la seconda causa, che è la causa 6.997 del 2021, in cui il ricorrente sostiene il difetto di giustificazione dell'atto risolutivo motivato dall'asserita inidoneità fisica alla mansione derivante dalla condizione di handicap. La prospettazione era accolta sin dal primo grado. Perché? Perché mancava la verifica a carico del datore di lavoro della possibilità di adattamenti organizzativi. Quindi viene censurata in questo caso cosa? La condotta omissiva rispetto all'eventuale adibizione ad altre mansioni che siano compatibili con le minorazioni del disabile. E rileva la Corte che nessuna dimostrazione fosse stata, diciamo, fornita circa il fatto che l'accomodamento avrebbe in qualche modo posto a carico del datore di lavoro un onere sproporzionato. Ecco, queste conclusioni, diciamo, non proprio sintoniche, cui sono pervenuti i giudici di legittimità, ci inducono a ricercare alcuni punti fermi in una materia che comunque presenta una sua estrema labilità, proprio perché qui governiamo la tematica attraverso il prisma delle clausole generali, che ovviamente rispondono a mutamenti culturali, alle sensibilità individuali del giudice, alla verifica del caso concreto. Potremmo però dire che in questa valutazione, per esempio, debbano entrare tutte le possibilità, anche economico-finanziarie, che l'ordinamento pone in favore dei datori di lavoro per adottare, diciamo, adeguamenti di tipo organizzativo della struttura dell'impresa. Penso per esempio alle convenzioni che sono previste dalla legge 68 del 99 per l'inclusione lavorativa dei disabili e al ruolo proattivo che, diciamo, ha l'INAIL in questa materia. Per esempio, il giudice potrebbe valutare il fatto che il datore di lavoro non abbia ampiamente fatto ricorso a questi strumenti. Da salutare con una certa concetto favore è l'introduzione di una nuova figura, che è quella del disability manager o RIL, cioè responsabile di inserimento lavorativo dei disabili, che dovrebbe aiutare il datore di lavoro, può essere o un dipendente o un consulente esterno, a individuare gli accomodamenti praticabili. E questa figura giocherà una partita fondamentale per promuovere l'effettiva inclusione nei luoghi di lavoro, raccogliendo le istanze dei prestatori di lavoro disabili e predisponendo progetti personalizzati. Il RIL però è introdotto su base volontaria, benché la legge 68 del 99 preveda specifiche sovvenzioni per l'introduzione della figura. Quindi, in chiave prospettica, direi che questa è una figura all'interno delle imprese da valorizzare proprio nell'ottica della piena attuazione dell'integrazione della persona disabile. L'idea, diciamo, che queste questioni ci consegnano è che bisogna, mutuo, diciamo, l'espressione
di un collega che ha scritto un saggio molto bello sulla rivista italiana di diritto del lavoro. Bisogna pensare che il disabile non sia un mondo a parte, ma sia parte del mondo e come tale merita di essere, diciamo, garantito e merita di essere incluso, fino al punto di diciamo, definire in modo più compiuto il tipo di sacrificio che è richiesto al datore di lavoro, perché qui, diciamo, non discutiamo di problemi di tipo squisitamente economico, ma discutiamo dello sviluppo della persona e della tutela della sua dignità, che è in definitiva l'obiettivo primario del nostro ordinamento. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ho concluso qui il mio intervento. Grazie professor Dentici per il suo corposo intervento. E prima di passare la parola al prossimo relatore, ringraziamo anche per la sua presenza l'avvocato Adriano Scardaccione, tesoriere del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, che è qui con noi. Grazie. Adesso passiamo la parola al dottor Fabio Massimo Gallo. Va bene. Volevamo passare la parola al dottor Gallo perché era qui con noi presente, però insomma rispettiamo l'ordine della scaletta da noi redatto e passiamo la parola adesso alla dottoressa Spinelli, magistrato del Tribunale di Roma, sezione penale, che ci illustrerà con la sua eleganza e la sua professionalità la tutela penale del disabile nell'ambito della legge 104, in particolar modo gli articoli 36 e 37 della legge quadro appena citata. Grazie dottoressa Spinelli, a lei la parola. Grazie a voi per l'invito, quindi ringrazio anch'io l'Ordine degli Avvocati di Roma e il Movimento Forense che mi hanno chiamata a presentare questa relazione su un tema ovviamente molto interessante e degno di approfondimento. Questo tema che mi è stato assegnato, come ha detto nella presentazione, riguarda gli articoli, in particolare gli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 104 del 1992, che sono due articoli che in qualche modo si occupano della figura della persona disabile affetta da disabilità in qualsiasi veste si trovi nell'ambito di un processo penale. Dico questo perché l'articolo 36 è attinente in particolar modo alla figura della persona offesa, quindi un soggetto di disabilità, persona offesa di un reato. Ed infatti l'articolo 36 contempla una circostanza aggravante ad effetto speciale, in quanto determina un aumento di pena superiore ad un terzo della pena prevista per il reato base, nel caso in cui determinati reati, e mi riferisco in particolare ai reati previsti dal titolo 12 e 13 del codice penale, quindi reati contro la persona e contro il patrimonio, e i reati previsti dalla legge 75 del 1958, ossia reati in materia di prostituzione, ecco, sono aggravati laddove vengano consumati, messi in atto nei confronti di un soggetto portatore di minorazione fisica, psichica o sensoriale. E la pena è aumentata da un terzo alla metà, il che significa che, appunto, come ho detto prima, è una circostanza ad effetto speciale e l'aumento di pena viene computato anche ai fini della determinazione, anche ai fini della determinazione dei limiti di pena per applicare eventualmente misure cautelari o strumenti investigativi per i quali è richiesto un determinato limite edittale di pena. E sempre in questo articolo 36 viene presa in considerazione la persona offesa per quanto riguarda la costituzione di parte civile in questi processi del difensore civico, ovvero delle associazioni a cui il soggetto disabile o un parente del soggetto disabile risulti iscritto. L'articolo 37 invece prende in considerazione il soggetto affetto da disabilità in una veste totalmente opposta, quindi nella veste dell'indagato in un processo penale, dell'imputato, del soggetto sottoposto a misura cautelare, ovvero della persona che deve espiare una pena in un istituto penitenziario.
In sostanza, il soggetto disabile viene preso in considerazione a 360 gradi per quanto riguarda la sua partecipazione al processo penale o come persona offesa o come imputato e anche come condannato. Ora, diciamo, a tutela di soggetti vulnerabili e sicuramente vi rientra il soggetto affetto da disabilità, sono state introdotte una serie di norme sia nel codice penale sia nel codice di procedura penale, e il fondamento costituzionale di queste norme noi lo ritroviamo negli articoli 2 e 3 della Costituzione. L'articolo 2, come sappiamo, sancisce il principio di solidarietà. La Repubblica riconosce i diritti fondamentali, i diritti inderogabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si forma la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E poi, ovviamente, il fondamento si trae nell'articolo 3, in tutte e due le declinazioni del principio di uguaglianza, quella di cui al primo comma, che è l'uguaglianza formale, cioè sono tutti uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, religione, condizione sociale, eccetera, e dell'uguaglianza sostanziale sancita dalla comma 2 dell'articolo 3, in forza del quale situazioni uguali vanno trattate in modo uguale, situazioni disuguali vanno trattate in modo disuguale, altrimenti si creerebbero delle ingiustizie sostanziali. Ed è quindi compito della Repubblica rimuovere, come ha detto prima il professore, gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori alle vita politica, economica e sociale del Paese. Ora, nell'ambito del processo penale, per esempio, io ritengo molto importante la codificazione della figura della persona offesa vulnerabile, e questa mi riferisco in particolare alla norma di quell'articolo 90 quater del codice di procedura penale, che è stato introdotto dal decreto legislativo 212 del 2015 in attuazione della cosiddetta direttiva vittime UE. La vulnerabile gode di una serie di diritti e di facoltà ulteriori rispetto a quelli di cui gode la persona offesa in generale, e questa figura della persona vulnerabile viene individuata sempre secondo il testo dell'articolo 94 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'età, dello stato di infermità o di deficienza psichica, del tipo di reato, delle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Ma ancora, questi soggetti vulnerabili, vittime di reato, hanno poi la possibilità di essere sentiti con particolari garanzie sia nel corso delle indagini sia nel corso del processo, ove debbano essere risentiti, quindi con l'ausilio di uno psicologo, di uno psichiatra, con la possibilità della ripresa audiovisiva. Quindi si tratta di norme importanti perché, a mio avviso, hanno proprio delineato e hanno codificato in maniera generale la figura di un soggetto particolarmente vulnerabile che riveste la figura della persona offesa. Ora, nell'ambito del codice penale, prima di entrare nel merito degli articoli 36 e 37, perché nell'ambito del codice penale noi troviamo anche una tutela immediata di questi soggetti particolarmente vulnerabili, e la ritroviamo attraverso la previsione di circostanze aggravanti comuni previste dall'articolo 61. In particolar modo, l'articolo 61 numero 5 del codice penale prevede un aumento di pena nel caso in cui i reati siano commessi approfittando di circostanze di tempo, di luogo, di persona, anche con riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Quindi è una circostanza aggravante che tiene conto di una particolare vulnerabilità della vittima per una serie di condizioni che possono essere legate anche alle condizioni alle condizioni fisiche, a condizioni di difficoltà motorie, di disabilità, ed è una circostanza che prevede
la necessità che vi sia un approfittamento da parte della gente, quindi non soltanto vi devono essere condizioni di minorata difesa, chiamiamole così, ma è necessario che la gente ne sia consapevole al momento del fatto e se ne approfitti. In questo viene ravvisato un maggiore disvalore della condotta, quindi meritevole di un aumento di pena. Peraltro si tratta di una circostanza comune, ma questa circostanza aggravante dell'aver approfittato di condizioni di minorata difesa si trasforma invece in un'aggravante ad effetto speciale laddove aderisca al reato di truffa, perché in questo caso la pena è aumentata in maniera superiore ad un terzo e quindi si tiene conto di questo aumento di pena connesso alla circostanza aggravante per l'applicabilità di misure cautelari nei confronti dell'indagato. In più mi preme sottolineare che l'aver contestato la contestazione della sussistenza della circostanza aggravante dell'approfittamento di situazioni di minorata difesa impedisce l'applicabilità dell'istituto di quell'articolo 131 bis del codice penale, ossia l'istituto della esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, perché è proprio il secondo comma dell'articolo 131 bis che dice, recita in questo modo, l'offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche con riferimento all'età della stessa. Quindi in sostanza vi è una previsione normativa della impossibilità di considerare di tenue entità un fatto reato commesso approfittando di condizioni di minorata difesa della vittima. E un'altra circostanza aggravante comune, che è sempre collegata al tema di cui stiamo trattando, è quella di quella 11 sexies del codice penale, che è stato introdotto di recente con la legge 3 del 2018, che prevede un aumento di pena per chi ha nei delitti non colposi commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, presso strutture sociosanitarie residenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-rieducative. Ora, ritornando all'incipit del mio intervento, una tutela immediata della disabilità si ha proprio con l'introduzione, si è avuta con l'introduzione dell'articolo 36 della legge 104 del 1992. Allora, si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale perché determina l'aumento della pena da un terzo alla metà, con tutte le conseguenze che prima ho detto, e sussistenza della quale non è necessario che vi sia un approfittamento, così come ho sottolineato invece con riferimento all'articolo 61 numero 5, cioè alla circostanza aggravante dell'avere approfittato di condizioni di minorata difesa della vittima, in quanto è sufficiente che i reati contro la persona, contro il patrimonio, quelli in tema di prostituzione, siano commessi a danno di un soggetto disabile perché possa essere contestata, applicata questa circostanza aggravante. Ora, la giurisprudenza ha affrontato varie questioni, in particolare si è pronunciata sul tema relativo alla possibilità di contestare la circostanza aggravante di quell'articolo 36 nei reati in cui la condizione di minorata difesa della vittima o di disabilità della vittima costituisca elemento costitutivo del reato oppure costituisca oggetto di una circostanza aggravante specifica di un determinato reato. E cercherò di spiegarmi meglio. Per esempio, nel caso di quell'articolo 609,2 della numero 1 del codice penale, atti sessuali, cioè si tratta di una norma che condanna chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisico-psichica della persona offesa al momento del fatto. Allora, la Corte di Cassazione, con sentenza 19.172/2015, ha affermato il principio della non contestabilità della circostanza aggravante dell'articolo 36 in questa fattispecie di reato, perché vi sarebbe sostanzialmente la punizione del medesimo disvalore della condotta due volte. Ed infatti la Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte di Merito limitatamente alla quantificazione della pena, perché in sostanza lo stato di infermità fisico-psichica della persona offesa
nel reato che ho citato, 609 bis, 2 numero 1, costituisce un elemento, integra un elemento costitutivo della fattispecie base. Pertanto non può essere diciamo contestata la circostanza aggravante. La stessa cosa vale con riguardo per esempio al reato di maltrattamento in famiglia, perché l'articolo 572 che ha codificato questa fattispecie criminosa ha al terzo comma, mi pare, al secondo comma, prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale laddove i maltrattamenti vengano commessi nei confronti di persona testualmente con disabilità, così come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992. Quindi anche in questo caso non può trovare spazio la contestazione della circostanza aggravante dell'articolo 36. E, un'altra questione che è stata affrontata riguarda la contestabilità sia dell'articolo 36, cioè della circostanza aggravante dell'articolo 36, cioè i reati commessi ai danni di soggetti portatori di disabilità, unitamente alla circostanza aggravante dell'aver approfittato di condizioni di minorata difesa, che è quella di cui ho parlato prima, l'articolo 61 numero 5. E vi è, sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza 4060 del 2019. Si trattava di un caso di omicidio doloso, una donna aveva ucciso un uomo che era costretto a stare sulla sedia a rotelle in quanto affetto da distrofia muscolare ed erano state contestate entrambe queste circostanze. La Corte di Cassazione ha ritenuto che operasse il principio dell'assorbimento in base al più ampio principio della specialità, per cui poteva essere contestata esclusivamente la circostanza aggravante di quell'articolo 36. Questa sentenza della Corte di Cassazione è interessante a mio avviso perché ha affrontato anche, diciamo, di dignità costituzionale che era stata posta nel corso del processo proprio con riferimento all'articolo 36, perché si era paventato un contrasto dell'articolo 36 con l'articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza, e con la norma costituzionale che riguarda la funzione rieducativa della pena. Questo perché? Perché si è sostanzialmente affermato che fosse irragionevole una punizione una punizione maggiore nel caso di reato commesso nei confronti di un soggetto affetto da disabilità senza che vi fosse stato un effettivo approfittamento. Ora, sul punto la Corte di Cassazione si è pronunciata nel seguente modo: la Corte ritiene infondato il motivo proposto dal ricorrente, secondo cui questa circostanza aggravante contrasterebbe con il principio di uguaglianza per il fatto di essere legata alla condizione di minorazione della vittima. La scelta operata dal legislatore, continua la sentenza, connessa alla condizione della persona offesa e non alla maggiore gravità del reato o alla maggiore colpevolezza dell'autore, tiene conto del maggiore disvalore della condotta illecita a danno di soggetti disabili, per cui non è stato ravvisato nessuna violazione dell'articolo 3, in particolare poi del secondo comma dell'articolo 3, a cui prima ho fatto riferimento. E ancora, era stata paventata appunto il contrasto con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. E dice la sentenza: l'applicazione della circostanza aggravante non dà luogo ad alcuna violazione della finalità rieducativa della pena, essendo configurabile per il solo fatto che la persona questa sia disabile conosciuta dal soggetto agente. L'aggravamento sanzionatorio, spiega la Corte, si giustifica sulla base di una valutazione operata dal legislatore circa l'idoneità di talune situazioni a conferire un particolare disvalore al fatto. E quindi in realtà diciamo è stata affrontata questa questione, risolta nei termini che ho appena detto, nel senso che diciamo l'aumento di pena è coerente con il maggiore disvalore della condotta legato all'avere commesso determinati tipi di reati nei confronti di un soggetto disabile. Ora, questa circostanza aggravante dell'articolo 36 sicuramente può trovare applicazione rispetto a numerosi casi di bullismo, cyberbullismo che purtroppo ci affliggono sempre in maniera sempre maggiore.
È vero che quando si parla di bullismo e di cyberbullismo si parla di fenomeni che non hanno una esplicita codificazione nel codice penale, tuttavia le condotte che possono essere richiamate da questi fenomeni sono condotte che possono essere che, diciamo sussunte in fattispecie di reato già esistenti come la violenza privata, le minacce, la diffamazione, lo stalking, l'abuso della, dei dati personali, e in relazione a questi reati potranno poi essere contestate di volta in volta l'articolo 36 del decreto legislativo 104 del 92 o l'articolo 61 numero 5, cioè la, l'aver approfittato di condizioni di minorata difesa, a seconda della tipologia del reato di cui ci si trova davanti. Ora, si è posto in dottrina il problema se non fosse il caso di introdurre anche a livello penalistico delle norme ancora di più a tutela di soggetti portatori di disabilità. E il dibattito, per la verità, è ancora aperto, ma sono state evidenziate alcune sentenze in cui, diciamo, applicando la normativa già esistente, quindi le fattispecie di reato già esistente, si è riusciti a dare una piena tutela a soggetti disabili che avevano subito delle condotte connesse proprio alla loro condizione di disabilità. Mi riferisco in particolare ad una sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per il reato di violenza privata nei confronti di un soggetto che aveva indebitamente occupato un parcheggio destinato ad un soggetto disabile nominativamente individuato. E la violenza privata è appunto il reato di chiunque con violenza o minaccia costringe taluno a fare, tollerare o omettere qualche cosa, e in questo caso l'occupazione del parcheggio sicuramente aveva creato una, aveva impedito di fatto la disponibilità da parte dell'avente diritto. E nella sentenza della Corte di Cassazione vi è proprio un passaggio in cui si dice che il disvalore di quella condotta non è semplicisticamente, non può essere semplicisticamente coperto, mettiamola così, dalla sanzione amministrativa, perché la destinazione nominativa del parcheggio aveva proprio consentito di invece contestare questa fattispecie di reato. E allo stesso modo, in un altro caso, è stata emessa una sentenza di condanna per l'articolo 340 del codice penale in relazione turbativa nei servizi pubblici, perché un autista di un autobus si era rifiutato di azionare il meccanismo idoneo a far salire sull'autobus un soggetto portatore di handicap che doveva muoversi con la sedia a rotelle, e vi è stata questa condanna. E in questi casi, diciamo, hanno trovato applicazione norme già esistenti nel processo penale. Comunque il dibattito sul punto è ancora aperto. Sempre nell'articolo 36, il secondo comma, dicevo, l'intero articolo si occupa del soggetto con disabilità, persona offesa nel reato. Il secondo comma riguarda in particolare la possibilità di costituirsi parte civile per il difensore civico e anche per le associazioni a cui risultino iscritti o il soggetto disabile persona offesa oppure i suoi familiari, ed è chiaramente deve trattarsi di associazioni che abbiano nel loro statuto come scopo quello di tutela di situazioni connesse a quelle della persona offesa. Dicevo prima, la legge 104 del 92, per quanto riguarda queste norme che si occupano degli aspetti penali, si occupa del soggetto disabile in tutte le vesti possibili e quindi anche in quella del condannato. E l'articolo 37 proprio fa riferimento all'obbligo al compito del Ministro della Giustizia, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa, ciascuno per la propria parte di competenza, di emanare dei decreti che possano consentire, che possano disciplinare in maniera adeguata le esigenze terapeutiche e anche di comunicazione dei soggetti affetti da disabilità che si trovino a dover scontare una misura cautelare detentiva
o una pena definitiva in un istituto penitenziario. Ed è questo un tema molto delicato che si riconnette al tema più generale della funzione della pena. Noi sappiamo perfettamente che la nostra Costituzione attribuisce alla pena una funzione non meramente retributiva, ma non meramente special preventiva o general preventiva, ma una funzione rieducativa. E la pena non può mai trasformarsi in una, diciamo, in una sofferenza e basta, cioè ha un aspetto di sanzione, ma la principale funzione della pena è quella della rieducazione, e quindi dare la possibilità al condannato di reinserirsi nella società in un modo dignitoso. Ora, diciamo, per i soggetti affetti da disabilità all'interno di strutture carcerarie che non siano adeguatamente attrezzate, che non siano in grado di far fronte a tutte le peculiari esigenze di persone affette da disabilità, la pena può trasformarsi effettivamente in, può diventare veramente qualcosa di pesante. L'articolo 65 dell'ordinamento penitenziario prevede esplicitamente che i soggetti affetti da infermità o minorazioni fisico o psichiche devono essere assegnati a istituti o sezioni speciali per un idoneo trattamento. E al secondo comma recita: tali istituti o sezioni sono assegnati soggetti che a causa delle loro condizioni non possono essere sottoposti al regime degli statuti degli istituti ordinari. Ora, diciamo, la situazione carceraria in Italia è sicuramente molto difficile. Vi sono delle circolari, una del 2016 del DAP, che si occupano in particolare di questo tema e quindi di garantire delle strutture carcerarie che siano in grado, che non abbiano barriere architettoniche, diciamo delle modalità di trasferimento dei soggetti affetti da disabilità in strutture adeguate, dei programmi di trattamento rieducativo individualizzato, eccetera. E in questa circolare si fa riferimento proprio alla, anche alla necessità di, come dire, di evitare condanne da parte della CEDU, perché la CEDU è intervenuta diverse volte in molte occasioni su questi temi che riguardano anche il settore penale e la disabilità e i luoghi di detenzione. Naturalmente da questo punto di vista, cioè il grado di attuazione di adeguamento degli istituti carcerari rispetto ai soggetti detenuti con disabilità non sono in grado di riferirlo, ma certamente deve essere un obiettivo prioritario, perché si aggancia a quella che è un perno del nostro ordinamento, che è la funzione della pena, la funzione rieducativa, di reinserimento sociale e la impossibilità che si traduca, anzi il divieto che si traduca in forme poi alla fine che di fatto sono forme di tortura. Io credo di poter finire qua, ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali ulteriori domande o interventi. Grazie. Intervento molto completo e accurato. Adesso procedo a presentarvi il nostro quarto relatore, e qui in presenza insieme a noi è il dottor Fabio Massimo Gallo, presidente vicario della Corte di Appello di Roma, un magistrato adesso in pensione che ha conseguito una lunga esperienza nell'ambito delle controversie riguardanti il diritto del lavoro, e sicuramente con la sua esperienza saprà offrirci una visione generale sulla legge 104 per poi scendere nel particolare con una raccolta, una casistica giurisprudenziale. Ringrazio il dottor Gallo e gli passo subito la parola. Grazie a lei. Grazie ai valorosi superstiti presenti e collegati, e cercherò di condividere con loro alcune riflessioni. Innanzitutto, per quanto riguarda le prospettive, ha già detto molto
il Ministro, quindi su quello che ha detto il Ministro c'è poco da aggiungere, ci ha portato proprio una conoscenza diretta, oserei dire in anteprima, di quello che bolle in pentola, e poi c'è stato l'intervento del Professor Dentici sui ragionevoli accomodamenti, che quello è forse l'aspetto più immediato e più concreto delle prospettive di questa legge. Io su quel punto vorrei soffermarmi solo per dire una cosa. Tutte le volte che si parla di clausole generali, si parla di qualche cosa che nessuno ancora ha capito bene che cosa sia. Se non andiamo a cercarle in dottrina, troviamo le più svariate definizioni. Il concetto di clausole generali ha cominciato ad emergere dal punto di vista legislativo soltanto con la 183 del 2010, se non ricordo male. E mi fa sorridere il fatto che, mentre da una parte si cerca, da parte del potere politico legislativo, si cerca in tutti i modi di ridurre gli spazi di intervento della magistratura, io dico che è anche giusto, perché le leggi devono essere chiare. Io, che sono stato magistrato per 41 anni, dico che meno margine c'è all'interpretazione della giurisprudenza e meglio è per tutti. Mon code est perdu, pare che abbia esclamato Napoleone quando gli dissero quando gli riferirono delle prime sentenze sul codice civile. Eppure, tuttavia, il legislatore aumenta i margini di intervento del giudice. Il professore ha cercato di dare dei parametri a cui dovrebbe uniformarsi il giudizio della magistratura, ma certo che il concetto di ragionevolezza, sia pure adeguato alle dimensioni del datore di lavoro, al costo, al rapporto costi-benefici, è un concetto che non potrà che essere soggettivo e come tale foriero di controversie, con buona pace della certezza del diritto che tutti a parole auspichiamo. Poi vorrei invece spezzare una lancia a favore della legge 104 di cui stiamo parlando, perché è una legge che precede di 14 anni la Convenzione ONU, che ha fissato i 22 punti, le 22 regole standard, ma è una legge che già di per sé ha spostato l'attenzione dall'aspetto sanitario all'aspetto dell'inserimento sociale. È una legge che ha affrontato la questione dell'inserimento della persona con disabilità in tutti i settori della società, non soltanto nell'ambiente lavorativo, ma sotto il profilo, ecco, dell'assistenza da parte dei familiari, delle barriere architettoniche, del diritto di voto, sotto il profilo penale, come poco fa è stato sottolineato. Quindi è una legge che io mi sento di definire veramente moderna. Come spesso accade, l'Italia ha una normativa all'avanguardia nella tutela dei diritti. Il problema è che poi non riesce a realizzare in concreto questa tutela, e il professor Dentici ci ha ricordato come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia sanzionato l'Italia per la mancata realizzazione in concreto degli strumenti per rimuovere la discriminazione nell'accesso al lavoro. Quindi noi abbiamo sempre questa discrasia tra una normativa quasi ineccepibile in tanti settori e la mancata realizzazione di questa normativa stessa. Io penso per esempio alla normativa sulle condizioni per la sicurezza negli ambienti di lavoro. L'Italia non ha nulla da imparare da nessuno, però quando poi scarseggiano gli ispettori del lavoro è chiaro che gli operai continueranno a cadere dalle impalcature, perché nessuno va a controllare se sono state fornite loro gli strumenti di protezione e il necessario aggiornamento professionale, su cui pure la giurisprudenza tanto insiste. Detto questo, possiamo esaminare qualche aspetto giurisprudenziale, non soltanto legato alla parte degli abusi, su cui pure arriveremo, ma un po' più in generale. Per esempio, prima di tutto, qual è la giurisdizione? Perché è stato dato per scontato che, ed è così, che per le controversie relative al mancato riconoscimento dello status di disabile sia competente il giudice ordinario e in particolare il giudice delle controversie di lavoro. Inizialmente non era così, inizialmente queste controversie andavano al TAR.
Oggi è stato, oggi vanno al giudice ordinario. Ma una recentissima ordinanza, per esempio, delle sezioni unite, perché siamo in tema di giurisdizione, quindi non può essere diversamente, 20 gennaio 2022, la numero 1781, ha precisato che la domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile, quindi già riconosciuto disabile, ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non essendo dubbio che, in presenza di un pubblico servizio, debba considerarsi impugnabile quale provvedimento negativo l'omissione provvedimentale della pubblica amministrazione sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente. Quindi il riconoscimento del diritto è di competenza del giudice ordinario. Il riconoscimento del diritto a un trattamento specifico terapeutico deve essere richiesto al TAR. Questo mi pareva interessante segnalarlo. Poi vorrei, andando un pochino a pelle di leopardo, data anche la situazione, ecco, ricordare per esempio che comunque sono inammissibili domande di mero accertamento dello stato di invalidità civile. Quindi si può chiedere il riconoscimento dell'invalidità civile finalizzato ad ottenere determinati benefici, ma l'accertamento soltanto in sé no. Cassazione 1035 del 2015, ma è un principio assolutamente granitico questo. Lasciamo andare qualche cosa di troppo particolare per non farvi perdere tempo. È importante, è interessante, secondo me, la tutela della persona che gode di permessi per assistere un parente sotto il profilo la tutela ai fini della scelta della sede. Ora, la giurisprudenza di legittimità è ormai arrivata ad affermare con certezza che il diritto a non essere trasferito senza il proprio consenso è un diritto che non patisce limitazioni, se non in caso di trasferimento per incompatibilità ambientale, quindi soltanto quando quel lavoratore ormai abbia litigato con tutti i colleghi e tutti i superiori. Quindi è l'unica limitazione. Mentre non esiste un diritto soggettivo a scegliere la sede più vicina al domicilio della persona da assistere, perché lì c'è sempre il piccolo inciso nella legge ove possibile. Quindi il datore di lavoro non è tenuto ad accontentare necessariamente il prestatore d'opera se non ha a disposizione un posto, il posto richiesto, un posto di lavoro nella località richiesta. Però il datore di lavoro anche in quel caso deve comportarsi secondo buona fede, quindi non può, questa è una casistica che si presentava frequentemente, è capitata anche a me, possiamo dirlo, ce la prendiamo con Poste Italiane. Poste Italiane ha perso decine, se non centinaia, di cause per l'abuso dei contratti a tempo determinato che venivano convertiti quindi dal giudice in contratti a tempo indeterminato. A quel punto capitava a volte che Poste Italiane prendesse il lavoratore che aveva lavorato a Canicattì e dicesse l'unico posto disponibile è a Trepalle Varesine. A quel punto l'accorto giudice, monocratico o collegiale, faceva istruttoria per vedere veramente come mai improvvisamente c'era posto soltanto a Trepalle Varesine, perché questo diventava a volte una ritorsione contro il lavoratore che entrava dalla porta di servizio e allora doveva essere in qualche modo ripagato, non voglio dire punito, ma ripagato un pochino con un pochino di severità. E quindi su questo c'è una molteplicità di decisioni. Qualche volta il lavoratore chiedeva veramente il posto sotto casa,
e si dimostrava che non c'era, e allora a quel punto vai nel posto più vicino. Però deve essere sempre il posto più vicino, adeguato, corrispondente alla qualifica e alle mansioni svolte dal lavoratore. È stato già ricordato che il diritto all'assistenza, il diritto al godimento dei permessi, sussiste anche quando l'inabilità, la disabilità del lavoratore o della persona da assistere sorga in costanza di rapporto di lavoro. Quindi è chiaro che non è soltanto il lavoratore che viene assunto obbligatoriamente che ha diritto a determinate forme di tutela, e anche lì siamo in una situazione molto vicina a quei ragionevoli accomodamenti che ricordava il professor Dentici. Il lavoratore avviato obbligatoriamente perché rientra in una delle categorie protette, non in quanto orfano di guerra o di lavoro, ma in quanto portatore di disabilità, ovviamente deve essere adibito a mansioni compatibili. Io ricordo che una volta, quando ero pretore, capitò un ricorso di un, pensate di quale periodo storico sto parlando, è pretura lavoro. Ecco, ci sono riuscito a farvi... Per chi fosse disattento, la pretura non esiste più dal 1998. Bene, un lavoratore avviato obbligatoriamente era stato messo a lavorare in una cava di marmo. Il problema è che questo lavoratore era sordo, non ci sentiva. E allora quella fu una delle poche volte in cui io, per maggiore sicurezza, feci un sopralluogo andando personalmente per rendermi conto della condizione di compatibilità o no di questa situazione lavorativa. Ora, effettivamente, il lavoratore si sarebbe trovato in grossa difficoltà, anche a rischio, perché ci sono dei rumori, degli ordini, degli avvertimenti che non poteva avvertire. Però era anche vero che il datore di lavoro aveva soltanto quel posto, cioè una cava di travertino era, non è che c'erano posti di commesso, di addetto alla ricezione, per cui lì aveva sbagliato l'ufficio di collocamento che gli aveva avviato un disabile con quelle caratteristiche. Ricordo per fortuna che riuscì a farli conciliare, perché non c'era altra soluzione in realtà, quello non poteva lavorare lì, ma non si poteva pretendere che il datore di lavoro creasse appositamente un posto adatto a quel lavoratore. E adesso passiamo alle cose più divertenti. Purtroppo la legge 104 è una legge di grande civiltà giuridica, ma siccome un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce, noi operatori del diritto ne conosciamo soprattutto gli abusi, cioè l'utilizzo distorto da parte dei soliti furbi che ci sono sempre. La giurisprudenza, bene ha ricordato l'avvocato Lutri, è assolutamente concorde nel ritenere che l'utilizzo abusivo del permesso ai sensi della legge 104 è una giusta causa di recesso, e ci arriva sottolineando come il permesso vada ad incidere sul datore di lavoro, che comunque deve riorganizzare il lavoro e anche anticipare la retribuzione, sull'INPS che paga la retribuzione e quindi con denaro pubblico, e la finalità è quella di permettere non al lavoratore di assistere ma al disabile di ricevere l'assistenza da parte del lavoratore. Quindi la violazione di questo obbligo, di questa funzione teleologica del permesso, si risolve veramente in un grave disvalore sociale, sicché anche per una sola volta è stato ritenuto che costituisca giusta causa di recesso. I dubbi, che sono stati giustamente sottolineati, talune oscillazioni della giurisprudenza riguardano non tanto questo principio generale, ma i limiti entro i quali ci si può distogliere da questa finalità. Inoltre, spesso è la valutazione delle prove che porta ad una diversità di conclusioni, magari tra primo e secondo grado o tra
tra giudici diversi di fronte a casi apparentemente analoghi. Innanzitutto dobbiamo ricordare che la legge addirittura espressamente attribuisce al datore di lavoro e all'INPS il potere di controllare l'utilizzazione dei permessi. Quindi è perfettamente legittimo l'uso delle agenzie di investigazione privata. Gli investigatori privati possono controllare il comportamento del lavoratore, ma non delle persone a lui attorno. Quindi capita, ad esempio, è capitato che il lavoratore non si fosse mai recato presso la residenza del padre che doveva assistere nelle giornate in cui lo avrebbe dovuto assistere. E su questo ci sono i rapporti confermati poi in giudizio dagli autori delle relazioni. Difesa del lavoratore. Io non sono andato a casa di mio padre perché in quelle giornate mio padre era venuto ad abitare presso di me e ce lo aveva accompagnato il mio amico Tizio. Quindi, distribuzione dell'onere della prova. Che cosa deve provare il datore di lavoro su cui ricade l'onere di provare la giusta causa? Deve provare che il lavoratore non si era recato dove avrebbe dovuto recarsi. Tra l'altro, la legge prevede che la prestazione venga fornita presso il domicilio, o meglio presso la residenza dell'assistito, e che ogni mutamento di residenza debba essere segnalato. In questo caso nulla era stato segnalato, quindi il lavoratore doveva provare in qualche modo che in quei giorni non era andato presso l'abitazione del padre perché il padre già stava presso di lui. Questa prova non è stata fornita. In primo grado il giudice aveva ritenuto che fosse stata fornita questa prova, la Corte d'Appello è andata di diverso avviso e quindi ha rigettato l'impugnazione di licenziamento. Ma queste sono, ripeto, valutazioni in punto di fatto, che oltretutto sono insindacabili in Cassazione se ben motivate, quindi non apporta nulla questa considerazione, non apporta nulla alla nostra chiacchierata. Mentre invece quello che importa di più è la valutazione dei limiti in cui ci si può discostare dall'utilizzazione diretta in favore dell'assistito. Ho trovato delle sentenze in cui grosso modo si dice che è tollerabile uno scostamento che non superi un 30% dell'orario, cioè non si richiede che per 8 ore continuative il fruitore del permesso stia a casa o al capezzale del parente ad assistere, quindi se si allontana di tanto in tanto è tollerabile. Non è assolutamente accettabile l'idea che periodicamente si ripropone che questi permessi abbiano anche una funzione compensativa, cioè servano a colui che ne gode per ritemprarsi dopo aver assistito in qualche altro momento il parente. È stato ricordato con 3 recenti decisioni, ma è abbastanza costante, anche noi umilmente nel merito già lo dicevamo, che svolgere delle commissioni compatibili con l'assistenza del parente da assistere non costituisca uso abusivo. Io ricordo che noi, qui in Corte d'Appello a Roma, per esempio, abbiamo dichiarato illegittimo il licenziamento di una impiegata di uno studio legale, la quale effettivamente, quando aveva fruito di questi permessi, non era stata sempre a casa del parente, era andata in giro, aveva prelevato la madre che viveva col padre, erano andati in giro a fare delle commissioni, però è riuscita a dimostrare che queste commissioni consistevano nel recarsi in lavanderia per portare il vestiario del padre e ritirarlo, recarsi in farmacia per comprare anche medicine per il padre, quindi erano tutti spostamenti comunque giustificati e compatibili. Non voglio rubarvi altro tempo perché questa legge è interessantissima ed è un vaso di Pandora, ma credo che sia stata veramente sviscerata. Ecco, ci tenevo a sottolineare che io la considero una tuttora, tutto sommato, una buona legge che ci ha messo
all'avanguardia rispetto alla stessa Convenzione dei diritti dei disabili che poi l'Unione Europea ha recepito, ma nel 2011, quindi noi eravamo già un passetto avanti, in teoria. Buona serata. Grazie, dottor. Sì. Rubo un minuto sempre per i superstiti. Intanto ringrazio il consigliere Bolognesi per l'intervento. Ma proprio un minuto per ringraziare dell'apporto, del contributo che hanno dato a me personalmente gli interventi dei relatori, per raccontare un paio di aneddoti che possono sono reali della pratica e che possono risultare utili a complemento di quanto ho ascoltato sin qui. Abbiamo battuto sulle ombre, no? del permesso, mettendo in evidenza che il permesso per l'assistenza al familiare disabile, permessi ex articolo 33, sono una cosa seria, e mi sono trovato a fare esperienza di una fattispecie dove l'investigatore, anziché andare sotto l'abitazione del parente da assistere, del familiare da assistere, aveva seguito il lavoratore che fruiva delle 3 giornate di permesso, 3 giorni al lago col camper, con tutti gli accessori per la pesca, con le canne da pesca. Fatta la contestazione disciplinare, dopo 3 giorni di appostamento e di fotografie, si è giustificato dicendo che la mamma era con lui sul camper e se qualcuno si fosse palesato gliel'avrebbe potuta presentare, era lì con lui. Sull'onere della prova dico semplicemente che il licenziamento ha tenuto in quel caso, perché la giustificazione è apparsa talmente paradossale e indimostrabile, se non dalle affermazioni di questo lavoratore, che giustamente l'abuso è stato punito. Altro paradosso, ricollegandomi a un seminario di qualche giorno fa sull'intelligenza artificiale, che abbiamo intelligenza artificiale e diritto. Ho un assistito del nord Italia che lavora nel settore bancario, sordomuto, che è uno dei più bravi a far quadrare ogni conto. Quando non quadrano i conti, evidentemente sarà per la sua capacità di concentrarsi al riparo da comunicazioni in esubero che subiamo quando facciamo il nostro lavoro quotidiano, tutti si rivolgono a lui perché lui ha questa dote innata particolare di far quadrare tutto, se non che i risultati del suo lavoro spesso vengono vanificati di recente dall'immissione dei risultati in questa macchina intelligente che incrocia ogni tanto male e fa partire bonifici per destinatari inaspettati. Il confronto tra un'intelligenza di una persona diversamente abile, collocata tanti anni fa obbligatoriamente, e che ha doti da valorizzare. Ecco, se posso parlare di prospettive, forse sulle quali bisogna incrociare le diverse funzioni, forse è il tempo di rimodulare e di valorizzare la legge 68 del 99, non più come una risposta in termini di quote d'obbligo, di assistenza nell'offrire il lavoro, ma di favorire l'incontro di capacità. Ho fatto un esempio, forse anche paradossale, capacità, professionalità che vedono delle punte anche in chi ha abilità diverse fisicamente e che hanno difficoltà ad incontrare, se non numericamente, le esigenze del mercato del lavoro. Secondo me su questo proprio bisogna favorire l'incontro tra centri dell'impiego e queste capacità, queste competenze, perché chi ha a volte limiti nel comunicare, limiti nel spostare, è un grande studioso, è uno che si applica, è uno che sa fare e molto bene. Grazie. Roberto. 30 secondi per qui anche mio fratello, quindi sa di cosa parlo. A proposito di
diritti negati alla legge, alla luce di un testo così chiaro qual è i famosi permessi di 3 giorni a mese di congedo pagato e retribuito. Io dall'età di età di per dire 7 giorni ero in cura al Gallini di Genova. Mia mamma, insegnante di educazione tecnica presso le scuole pubbliche, quindi parlo di cose ufficiali, non mi hanno mai voluto riconoscere questi 3 giorni famosi, perché secondo me era una, si voleva quasi che lei cercava un di più. Cioè. Queste sono vere ombre applicative. Queste sono vere ombre applicative. Grazie Marco per la tua testimonianza, che ci introduce al tema che affronterà il nostro ultimo relatore e che concluderà con i lavori di questo convegno. Noi vorremmo che durasse tutto il giorno il convegno, perché ci stiamo appassionando un po' tutti e gli approfondimenti non mancano. Però adesso è arrivato il momento di passare la parola all'avvocato Lucilla Anastasia, che affronterà il tema del disabile nell'ambito dei procedimenti familiari, in particolar modo nell'ambito delle separazioni, dei divorzi. Allora, io dico questo invece, io mi riservo, vorrei chiudere questa giornata perché hanno lasciato i lavori anche i colleghi che assistevano, e invece è un motivo per ritornare sull'argomento e chiudere questa giornata di confronto straordinario, perché credo che sia emerso con viva forza che questa legge è stata di straordinaria innovativa, è stata ha precorso i tempi, perché al di là dei pochi furbetti della situazione, diciamo così, che ci sono sempre stati e ci saranno, questa legge secondo me è straordinaria perché ha ridato anche dignità alle persone che ne usufruiscono, è andata in aiuto a tante famiglie che hanno bisogno di sostegno e di supporto per affrontare determinate situazioni, perché ci sono disabilità e disabilità, e quindi questo è stato veramente un supporto straordinario. Dico questo anche come avvocato della famiglia, perché all'interno della famiglia ovviamente ci sono minori con disabilità, ma anche figli maggiorenni che vengono considerati alla stessa stregua. Non ci sono delle leggi particolari, delle norme particolari per la tutela del minore, e che è equiparato appunto alla stessa cosa, salvo che il figlio maggiorenne può decidere lui stesso con quale genitore stare, assolutamente, e quindi è lì la differenza, anche rispetto al lavoro, rispetto alla colpa nel non cercare il lavoro, di non trovarlo. Quindi io credo che questa giornata, al di là di fatto, mi è piaciuta molto anche le cose che hanno detto il presidente Galletti, no? Sotto la, diciamo, sul grado di civiltà di questa legge, no? Che ha ridato diciamo tutela ai soggetti fragili e vulnerabili, ma sempre di più, io dico, cioè noi stiamo andando veramente avanti con i tempi, perché finalmente si ridà, io dico, dignità alla persona, no? E diventa parte di diritto, non è più un soggetto vulnerabile e basta, ma un soggetto titolare di diritti che vanno tutelati e garantiti. Quindi io credo che questo confronto di oggi sia stato veramente importante, e il ministro ci ha parlato anche della grande trasformazione, del grande cambiamento che è in atto, che sarà in atto con i vari emendamenti di questa legge, che può essere senz'altro migliorata e rivisitata, anche perché 30 anni non sono pochi, se pensate, insomma. Quindi io credo che sia importante anche l'aspetto che si è passato dall'assistenzialismo,
no? Alla tutela dei diritti, e quindi è importante. L'Italia che è sempre stata un po' il paese dell'assistenzialismo, no? Perché invece è importante che ci sia un supporto vero e reale. Quindi grazie a tutti i relatori, grazie al Movimento Forense e all'Ordine degli Avvocati che siamo sempre attenti a queste tematiche. Io credo che ci possiamo rivedere senz'altro per approfondire l'argomento anche rispetto al diritto del lavoro e al diritto di famiglia, che spesso vanno di pari passo e si tengono per mano. Quindi io credo che Massimiliano possiamo senz'altro rinviare ad altra data, no? Sì, assolutamente sì, ti ringrazio la consigliera Anastasio per l'ottima sintesi, perché veramente in 3 minuti ha parlato di tutti gli interventi, quindi sì, io credo che l'avvocatura poi in questo momento di confronto per un'eventuale riforma, rivisitazione, dirà la sua, proprio perché, come diceva il Ministro, per chiudere, gli avvocati sono attuatori dei diritti dei cittadini, pertanto conoscono, non dico meglio di altri, ma quantomeno quanto altri la normativa e la fase applicativa. Vi ringrazio di nuovo, vi ringrazio per la pazienza, buona serata a tutti, e faremo sicuramente un altro convegno ad Eventa Rogetto quest'anno. Grazie.